Buonasera ai telespettatori dell'Infedele, speravamo di poter registrare in questo sabato sera una giornata se non altro di passaggio, di calma e di riflessione dentro a questa guerra agli italiani in Iraq che ci ha già procurato un lutto terribile con la crudele esecuzione di Fabrizio Quattrocchi e che ancora ci lascia con il fiato sospeso per gli altri tre ostaggi. Quando ecco che il centro della scena all'improvviso, una mezz'ora fa, poco più, diciamo forse un'ora fa, torna in un'altra zona dello scacchiere del Medio Oriente, a Gaza, dove due elicotteri israeliani hanno eliminato, come si dice nel cinico linguaggio tecnico di questi omicidi mirati, il nuovo leader di Hamas, Abdelaziz Rantissi, che è stato dichiarato morto dopo che è stato trasportato all'ospedale, dopo che l'ospedale di Gaza City è stato circondato da migliaia di palestinesi, sia dalla televisione israeliana, alla quale il premier Ariel Sharon, appena ritornato da un importante viaggio a Washington, ha dichiarato il proprio compiacimento. Chi sistematicamente uccide ebrei in quanto tali merita la morte, è la dichiarazione di Sharon. Naturalmente quello che avviene a Gaza, dove meno di un mese fa era già stato ucciso il precedente leader di Hamas, cioè lo sceicco Yassin, ha un'influenza diretta anche sugli avvenimenti iracheni, su questa sporca guerra, speriamo non sulla sorte dei nostri ostaggi. So che in questo momento trasmette immagini agghiaccianti dell'attentato di Gaza, della uccisione di Rantissi, il leader di Hamas, la televisione satellitare araba più famosa del mondo e che è stata al centro della nostra attenzione anche oggi perché aveva trasmesso il messaggio disperato dei familiari degli ostaggi. Ed è proprio con il Qatar, ed è proprio con la televisione Al Jazeera che noi ci vogliamo collegare, perché lì c'è un collega giornalista, Imad El Atrash. Buonasera Imad, ci senti? Sì, buonasera Gad. Chiedo la pazienza anche ai telespettatori di comprendere che la distanza fa sì che tra la mia domanda qui in studio a Milano e la risposta di El Atrash passerà qualche secondo, il tempo che a lui giunga dall'altra parte del mondo la nostra voce. Imad El Atrash è stato un protagonista nei giorni scorsi, involontario ma da professionista, da collega della tragedia italiana, della tragedia di Fabrizio Quattrocchi. Con lui io senz'altro ho diverse cose in comune. Imad, abbiamo in comune io e te la città in cui siamo nati, Beirut, abbiamo in comune una città in cui tutte e due abbiamo vissuto a lungo, che è Milano, abbiamo in comune un mestiere, che è quello del giornalista. Vorrei sperare che noi abbiamo in comune anche un desiderio di poter vivere in pace nella nostra terra, in comune, senza avere paura l'uno dell'altro. Ma questa sera dovremo con Al Jazeera e con il tuo lavoro di giornalista confrontarci se invece non ci siano anche dei fossati incolmabili di linguaggio che ci rendono incompatibili. Ma certo, io direi che quando uno svolge il proprio mestiere con professionalismo, con un'etica che magari lì è anche innata perché viene da una cultura abbastanza radicata nel tempo, credo
che ci si debba incontrare comunque con altre persone che arrivano da altre esperienze e da altre tradizioni. Come dicevi tu, avevamo in comune la città che è Beirut, che è una città che è stata martoriata per lungo. Abbiamo in comune un mestiere che tu magari hai un più anni di me, quindi hai molta più esperienza, credo. Però questo non vieta a nessuno che possiamo parlare un linguaggio abbastanza simile, comprensibile, per poi arrivare magari anche ad una conclusione che può giovare a tutti. Non parlo a livello personale, ma parlo per tutti, insomma. Senti, anche oggi i MAD sono stati liberati degli ostaggi in Iraq, ma non gli italiani. Tu credi che dal punto di vista dei sequestratori, che a voi hanno inviato più di un messaggio, qualcuno lo avete trasmesso, quello dell'esecuzione di Fabrizio Quattrocchi non lo avete trasmesso, dal punto di vista di queste brigate Maometto, gli italiani sono ostaggi diversi dagli altri e eventualmente perché? Beh, è fuori dubbio che sono degli ostaggi diversi dagli altri, perché ricordiamo bene che gli altri sono stati in maggior parte dei giornalisti oppure dei soccorritori che lavorano nell'ambito delle NGO, delle associazioni non governative oppure dei fotografi, eccetera. Gli italiani sono stati presi innanzitutto in una zona tra Baghdad e Fallujah, che in quel periodo e quell'epoca e tuttora viveva dei momenti drammatici, per di più erano armati con delle munizioni, con dei mezzi di comunicazione, con dei computer, con delle tute mimetiche, quindi era fuori dubbio che sono diversi, per di più alcuni, direi anche buona parte dell'opinione pubblica irachena magari non vede di buon occhio l'impegno italiano militare nel sud del paese. Ecco, quindi per queste ragioni credo che questa storia è diversa dalle altre. Ed è per questo forse che purtroppo gli ulema dei sunniti e Fallujah è in qualche modo oggi la città simbolo di quella che loro chiamano una resistenza all'occupazione dei sunniti, 250.000 abitanti, due settimane ormai quasi, 12 giorni di assedio, c'è una polemica tra voi di Al Jazeera e Donald Rumsfeld, il segretario alla difesa americano del Pentagono, vi ha accusati di avere esagerato le cifre dei morti di Fallujah, di averne parlato di centinaia di morti in questo assedio. Ecco, questi ulema hanno detto bisogna liberare tutti gli ostaggi tranne quelli dei paesi occupanti. C'è un nesso tra quello che succede a Fallujah e il destino dei nostri connazionali? Allora, bisogna precisare che il comitato dei clerici, di scienziati della religione, che sono all'ulama, che in questo caso sono quelli sunniti, loro hanno fatto un appello a tutti i gruppetti di sequestratori che tengono degli ostaggi per liberarli. Però loro hanno precisato che nel caso in cui o nel caso dove ci sono degli ostaggi appartenenti a paesi partecipanti alle forze di occupazione che stanno attualmente in Iraq, diventa più complicata la questione, ma non hanno detto di non liberarli, questo è diverso. Ti ringrazio di questa precisazione che io spero sia anche di consolazione ai parenti di questi nostri tre connazionali. Voglio dirti che qui con noi c'è il tuo amico e nostro collaboratore Renato Farina, vice direttore di Libero, con il quale avete vissuto una notte terribile, vero Renato, l'altra sera, quando già verso le nostre 22, verso le nostre 10 di sera, aiutami a ricostruirlo, poco prima delle 10, IMAD ti aveva comunicato, sì, che IMAD ha cominciato, c'era, posso, che, sì, dillo, che sapeva, lui sapeva già il nome, no, di Fabrizio a quell'ora, no. Da quello che ho capito, scusa, lasciami, no, solo aggiungere ai MAD, perché è un'informazione che deve avere, che è con noi anche un rappresentante del governo italiano, perché c'è Alfredo Mantica che è viceministro, sottosegretario del Ministero degli Esteri, della Farnesina, quindi se Mantica ha delle domande da fare al giornalista del Jazeera ben vengano. Sì, erano, mancavano pochi minuti alle 22
IMAD, con il quale ci sentiamo abbastanza di frequente anche per ragioni non professionali, mi chiama e mi dice: guarda, come ho una bruttissima notizia da darti, devi perdonarmi, scusami, resta al telefono, devo comunicarti che è morto uno degli ostaggi italiani, è stato giustiziato uno degli ostaggi italiani, resta in linea perché subito diamo la notizia e poi chiederò a te un commento e quali pensi possano essere le reazioni in Italia. Questo è accaduto in quel momento, lui non mi ha detto il nome, credo non lo sapesse, se ricordo bene. Poi è andato lì l'ambasciatore italiano in Qatar e ha potuto riconoscere, guardando quel filmato, che si trattava di Fabrizio Quattrocchi, e qui si è aperta la penosa controversia. Oggi su Libero hai scritto un articolo molto duro intitolato Quella bugia di Frattini, sì. Che ha poi portato a far sì che i familiari abbiano appreso dalla televisione una notizia che forse sarebbe stato più corretto che un rappresentante del nostro Stato gli avesse per primo comunicato. Io posso dire soltanto l'elementare verità dei fatti. Su invito di IMAD, che a mezzanotte 10 minuti mi ha dato il nome dell'ostaggio ucciso, lui mi ha detto il povero Fabrizio Quattrocchi, ricordo questa parola di pietà, e mi ha dato il particolare, mi ha spiegato che evidentemente il governo italiano già lo sapeva. Scusa Renato, voglio fare io una domanda a IMAD. IMAD, l'ambasciatore italiano in Qatar a che ora ha visto il filmato e quindi a che ora ha saputo il nome di Quattrocchi? No, il nome della persona, dell'ostaggio che è stato ucciso, cioè l'identità l'ho riconosciuta io. Devo dire che appena mi avevano chiamato dalla redazione per dirmi che è successo quello, che dovevo tornare subito, io non so perché mi è venuto in mente subito Quattrocchi. Sono arrivato in redazione subito, poi abbiamo dato la notizia, poi ho visionato il filmato e ho riconosciuto subito che era Quattrocchi. Ho telefonato all'ambasciatore, gli ho comunicato il nome. Quindi lui più tardi, verso le 12:20 ore di Doha, noi siamo più un'ora più avanti, mi chiamò per dirmi che vorrebbe venire a visionare il filmato perché da Roma gli chiedevano di dare una notizia certissima. Venne con me, col direttore del nostro telegiornale, abbiamo revisionato il filmato, lui l'ha visto per altre due volte, ha insistito per avere una copia del cassetta, chiaramente il direttore ha rifiutato in modo categorico di dargli una copia, poi credo che dopo sia passato del tempo, io pensavo che fosse la Farnesina ha fatto in tempo ad avvisare la famiglia di Quattrocchi. Renato, tu a che ora hai dato la notizia a Porta a Porta? Porta a Porta ho telefonato alle 12:20 della notte, circa quindi se alle 11 della sera italiana l'ambasciatore aveva già visto due volte, circa un'ora e 20 minuti dopo la possibile comunicazione dell'ambasciatore al governo italiano. Io sono andato in diretta alle 12:36 minuti. 12:36 minuti. Ecco, io voglio chiarire subito anche al vice ministro Mantica che non intendo dedicare tutta questa nostra serata a una vicenda come questa, perché fatti molto gravi sono in corso, sì. E non ci si può indulgere troppo. Ma è evidente che qui abbiamo un'ora circa, come minimo, di differenza tra quando la notizia viene data per televisione e in questo modo alla famiglia e quando invece alla Farnesina è stata presa. Io lo trovo un fatto increscioso, vorrei chiederle se ha un commento da fare in proposito o se vogliamo interrompere qui la riflessione in proposito. Non ho nessun commento da fare, volevo innanzitutto ringraziare Al Jazeera per aver mandato oggi in onda attraverso la sua rete televisiva il messaggio dei familiari dei tre rapiti. Le ringrazio perché è stato un gesto che apprezziamo molto, di grande serenità nell'informazione. Per quanto riguarda la vicenda dell'altra sera, io devo anche dire, capisco anche l'amico Farina,
devo anche dire, di fronte a questi momenti noi ci muoviamo solo quando abbiamo la matematica assoluta certezza. Questo anche spiega perché l'ambasciatore ha chiesto una copia del filmato, e capisco anche le ragioni per cui può essere tutto e non dare. E devo dire, ci sono anche, come dire, non è che uno alza il telefono e dice sono la Farnesina, suo figlio è morto. Segretario, c'è una procedura che prevede la prefettura, il prefetto. Io, questo perché, è giustissimo. Voglio dire, il primo matto che passa, ci telefono e dice tuo figlio è morto. Il problema è un altro, poi finiamo. Il problema è un altro, è che io ho dato questa notizia perché Vespa mi ha assicurato che il allora, ministro gli aveva dirti... detto che la allora, famiglia era stata avvisata e in diretta. Il ministro Frattini lo ha confermato, ha detto confermo 5-6 minuti fa la famiglia è stata avvisata, vogliamo fare una oppure no, non vale fare la poi polemica. Il resto è finito, il resto io quindi non ho io se posso io fare sono, un commento che sono non riguarda... amareggiato perché è toccato a me ferire una famiglia e sono stato, l'ho fatto nella piena avvertenza che, come se si dicono, vai avanti che fai bene. No, cioè io ho avuto questa netta percezione, e non solo percezione, mi è stato detto, cioè la famiglia è positivamente informata, no? Ecco, se poi il ministro... Questo non te l'ha detto il ministro. L'ha detto dopo, in trasmissione, no, ha detto confermo, è vero, la famiglia... No, ha detto confermo, la famiglia è stata informata. Possiamo... Beh, ma non è questo, non voglio su punto, questo... magari dire, ci rivedrà davanti... A quel punto... Probabilmente no, ma... ha creduto in buona fede che i tempi tecnici avessero consentito questa cosa. Ha ragionato sulla base di un'esperienza che invece lì è mancata, punto. Io qui chiudo, non voglio più dire niente perché... Ha ragione il sottosegretario a dire che si rischia di spostare i riflettori da una cosa tragica a una farsa. Anche lei qua, sì. Se sì. Soltanto i MAD, ancora qualcosa da aggiungere, mi pare, se no passiamo oltre. Sì, io volevo precisare che la mia premura di informare l'ambasciatore, quindi la Farnesina, non soltanto per avvisare anche la famiglia di Quattr'Occhi, però anche per togliere le altre tre famiglie da quel pensiero incredibile che poteva certo aver regnato sui loro pensieri in quel momento, perché noi abbiamo dato la notizia di un ostaggio morto, quindi tutte e quattro le famiglie pensavano che fosse uno di loro, quindi era una ragione in più per aver chiamato l'ambasciatore per avvisarlo, perché volevo proprio, io non potevo assolutamente permettermi di mettere il nome dell'ostaggio morto sul teleschermo perché sarebbe stato troppo difficile da sopportare. E spero che questa polemica veramente possa essere chiusa, perché non è il momento né il caso, credo. Grazie Imad, e mi sembra dalle tue parole che emerga un'evidenza, cioè che c'era fretta di chiarire quell'atroce dubbio che peraltro si consumava in forma spettacolare di pessimo gusto davanti a milioni di telespettatori. Devo aggiungere altri aggiornamenti da Gaza City. Nell'attacco israeliano constato la vita al nuovo leader di Hamas Abdelaziz Rantisi, sono morti anche suo figlio Mohammed e una guardia del corpo, lo hanno reso noto fonti ospedaliere. Ma a Imad El Atrache voglio chiedere, tornando al ruolo di Al Jazeera in questa storia, ma come vi arrivano queste videocassette? Da dove di solito vi arrivano? E con quale criterio voi decidete di fare da ripetitore di questi messaggi terroristici? Abbiamo avuto subito dopo la terribile cassetta dei giapponesi col coltello alla gola, quella dei poveri italiani, poi abbiamo avuto l'audiocassetta di Osama Bin Laden e ancora quella del Marines americano ieri. Come vi arrivano in redazione? Non credo che spuntino come funghi dal nulla. Allora, grazie, mi permette, io terrei a precisare due cose. La prima, che io sono qua in veste personale e tutto ciò che dico oppure penso non rappresenta in assoluto, in un modo assoluto il pensiero oppure la posizione di Al Jazeera. Il secondo è che questo mio intervento credo che sia stato concordato prima di questo fatto che è successo per l'ostaggio ucciso. Per quanto riguarda la tua domanda, credo che sia... come dire, io non posso rispondere perché praticamente non sono autorizzato a rispondere a una domanda simile, e anche per un altro motivo che io sinceramente non so assolutamente come arrivano. Immagino che arrivino
a Baghdad o nelle altre redazioni periferiche e da lì con un ponte vengano riversate in Qatar, oppure arrivano direttamente alla sede centrale? Magari io credo che ogni mezzo di informazione cerca una notizia, quindi questa è una cosa lecita, e poi credo che anche la legge italiana protegge il giornalista da non dichiarare la sua fonte di informazione oppure di una notizia che può avere, quindi ecco. A maggior ragione non lo dico perché non lo so nemmeno. Questo però io credo che sia uno dei fattori che creano una distanza tra noi, Imad, perché ci è difficile capire dentro a una tragedia terroristica. Non credo, Gad, perché semplicemente se arrivano ad altre televisioni io ti assicuro che le trasmetterebbero lo stesso. Noi addirittura abbiamo avuto un'intervista del nostro corrispondente quando era in Afghanistan con Osama Bin Laden, e lui aveva ritenuto allora che non fosse il caso, perché lui non aveva detto niente di giornalisticamente valido per trasmetterla, e poi abbiamo vista la nostra intervista trasmessa sulla CNN, quindi potresti capire. Io devo andare in pubblicità, ma prima voglio ringraziare gli altri ospiti che parteciperanno a questa nostra conversazione. Accanto a Mantica saluto Abdul Karim Hassim, che rappresenta qui lo Shiri, che è l'Assemblea Suprema della Rivoluzione Islamica in Iraq, cioè il partito degli sciiti iracheni, un partito moderato che siede nel Consiglio provvisorio e che quindi potrà illustrarci anche il loro punto di vista su questa rivolta e su questa ondata di sequestri. Accanto a lui è tornata a trovarci Tatiana Boturlin, che scrive per il Foglio e che è di origine iraniana e conosce e studia per l'appunto questa fondamentale e maggioritaria presenza sciita in Iraq. Se non sbaglio sono 15 milioni, il 60% della popolazione dell'Iraq sono musulmani sciiti, una minoranza nel mondo, ma 120 milioni circa nel mondo, ma una maggioranza appunto in Iraq. Saluto un altro amico iracheno che è tornato a trovarci, che è lo scrittore Younis Taufik, nostro fedelissimo in questo, mentre c'è un gruppo di persone che sono appena tornate dall'Iraq, a cominciare, se non sbaglio, da Simona Pari, giusto? Di Un ponte per Baghdad, e poi alle sue spalle chi è appena tornato dall'Iraq? Ci vuole un microfono qua. Dov'è il vostro? Eccolo qua. Presentatevi rapidamente da soli. Annalisa Lombardo, Consorzio Italiano di Solidarietà. Io sono Nino Sergi di Intersos. Intersos, io sono andato e venuto in questo periodo per contattare i nostri volontari presenti in Iraq. Ancora è stato in Iraq e se n'è andato anche polemicamente nel novembre scorso Marco Calamai, che oggi scrive articoli anche veementi e polemici contro quella che definisce ormai un'inutile presenza militare. Un fallimento globale, ma che è stato un consigliere dell'autorità provvisoria a Nassiriya. Proprio nei giorni successivi, immediatamente al terribile attentato del 12 novembre, lasciò polemicamente quell'incarico. Ancora è con noi e lo ringraziamo per la sua assiduità Vittorio Emanuele Parsi, docente della Cattolica di Milano, editorialista dell'Avvenire, e c'è Jeff Disraeli, che è il corrispondente da Roma del Times, quindi un giornalista statunitense, degli amici giapponesi. Con loro cominciamo subito dopo la pausa pubblicitaria di pochi minuti. Simona Pari, adesso chiedo a voi, appena tornata, no, da Baghdad, via Amman, lungo quella strada pericolosa. No, l'abbiamo evitata, ovviamente. La strada su cui sono stati sequestrati. Sì, è una strada molto pericolosa in questo momento, quindi siamo tornati in aereo da Baghdad ad Amman e io sono rientrata in Italia ieri sera. Hai sentito come il giornalista di Al Jazeera, Imad Al-Atrash, definiva i nostri connazionali vigilantes, le guardie private, prese lì, se si può vedere sulla cartina
di nuovo tra Baghdad e Fallujah, si diceva che andassero verso, ma che non è chiara la dinamica, non è chiara la dinamica del loro sequestro, né quando precisamente siano stati presi. Comunque loro li hanno qualificati come uomini armati, dotati di strumenti di trasmissione e in qualche modo connessi a quella che viene considerata una battaglia decisiva a Fallujah. Voi li conoscevate questi vigilantes? No, non li conoscevamo perché noi non abbiamo mai fatto uso di guardie private. Come ONG noi ci proteggiamo assolutamente senza niente, solo attraverso il lavoro di comunità, facendo conoscere il nostro lavoro e facendoci conoscere come operatori umanitari. Però c'è un intreccio, perché abbiamo letto su Famiglia Cristiana prima, con stupore, che il genovese, come Fabrizio Quattrocchi, reclutatore di queste guardie private, non li chiamiamo mercenari perché questa parola ha assunto così un tono dispregiativo che veramente ci pare del tutto fuori luogo, Paolo Simeone non lo sono, non sono dei mercenari, sono dei professionisti della sicurezza. Comunque uno di loro, Paolo Simeone, lavorava per Intersos, e qui abbiamo Nino Sergi di Intersos. La direttrice della DTS, questa società che reclutava le guardie private a Baghdad, Valentina Castellani, fino a poco tempo fa era una dei vostri, lavorava a un ponte per Baghdad, me lo conferma? Sì. Allora, lei mi ha chiesto, conosceva i quattro ostaggi? Io non li ho mai conosciuti, le lo posso assicurare. Valeria Castellani ha fatto la volontaria per un ponte per, è arrivata in Iraq per i fatti suoi e quando era a Bassora ha chiesto a un ponte per se poteva lavorare volontariamente per la nostra organizzazione, ha lavorato per un mese e mezzo per la ricerca dei produttori di datteri e a Bassora ha lavorato in modo egregio. Purtroppo io non sono capomissione e non mentre non Paolo Simeone cose, se non sbaglio faceva lo sminatore nella zona di Bassora. Noi conosciamo Paolo Simeone da 3 anni. Paolo Simeone è una persona che abbiamo contattato, ci ha contattato lui nel 2000, è una persona che è esperto, artificiere esperto, ha fatto questo mestiere quando era nel servizio militare precedentemente. E Intersos nel 1996, perciò tanti anni fa, ormai dopo 2 o 3 anni di presenza in situazioni di crisi, vedendo continuamente persone incidentate dalle mine, perciò mutilate dalle mine, si è testardamente... Quindi lui era retribuito, lui era pagato, mentre la Valeria Castellani no, mi sembra di capire, era una volontaria. Per i nostri volontari sì, noi prevediamo un rimborso spese. Sì. Quindi c'è poi un passaggio, è interessante questo per noi che all'Infedele ce ne siamo occupati tanto, di questo equipe, di questo, è venuto qui un giornalista americano che studia questo fenomeno, David Riff, questa equipe che si spostano in tutte le zone di crisi del mondo e sono al tempo stesso militari, diplomatici, funzionari delle Nazioni Unite, membri di ONG, guardie private, c'è come un interscambio, questi hanno scelto di guadagnare bene, no? Dei soldi, perlomeno Paolo Simeone e Valeria Castellani, sono passati a retribuzioni certamente più significative di quelle che potevate dargli voi. Indubbiamente, guarda, io devo dire questo, Paolo Simeone, finché ha lavorato con noi, perciò in Kosovo, in Afghanistan, in Angola e in Iraq ultimamente, ha lavorato bene. Questo mica, ci tengo a dire. Mica possiamo dire che lavori primo, male adesso, mica un delinquente. Ci tengo a dirlo perché si sta facendo davvero una grossa confusione su questo tema. Un'organizzazione umanitaria cosa chiede a queste persone professioniste specifiche? Chiede un'adesione, un'accettazione delle proprie regole. E Paolo Simeone ha rispettato le regole. Benissimo. Lo spirito, quindi l'atteggiamento di rispetto verso la popolazione e la capacità formativa. Ha formato ottimi sminatori in Kosovo e stava iniziando la formazione a Bassora. Ricordiamo che è stato invece lui tramite email a reclutare questi vigilantes, dei quali il primo, Fabrizio Quattrocchi, purtroppo oggi non c'è più. Questo l'ha fatto dopo che ha lasciato, però il 5 gennaio ci ha mandato un'email dicendo grazie, arrivederci e ho finito, basta, non abbiamo più saputo niente di lui. Ma della Trash, chiedo di nuovo a te laggiù in Qatar, dal punto di vista degli iracheni e anche vostro come professionisti dell'informazione araba,
Questi vigilantes privati, queste guardie private, sono considerati alla stregua di militari o di civili? Se sono considerati, puoi ripetere per favore. Militari o civili? Ma tutti sanno che l'Iraq vive in una situazione molto drammatica e anormale, quindi se delle persone vanno lì con dell'armamento è chiaro che possono rappresentare. Poi bisogna distinguere, cioè sapere una cosa, che chi è stato a Baghdad sa benissimo che ci sono delle macchine, soprattutto delle jeep americane, di fabbricazione americana, che girano senza delle targhe, in cui ci sono dei civili super armati, che possono essere dei servizi segreti, che possono essere anche dei bodyguard, che possono essere chissà chi. Quindi questi nessuno li può distinguere. Ed è chiaro che magari a un gruppo che gli è capitato davanti questi quattro ragazzi ha pensato che fossero dei militari o dei servizi, o non lo so, non ha saputo distinguere, oppure se c'era da distinguere. Ecco, Francesco Vignarca della rete Lilliput sta pubblicando sì, proprio in questi giorni, no? Proprio un libro su questo tema. Sì, e, la privatizzazione degli eserciti nell'era globale. Li chiamano ancora mercenari, esatto, ma noi non li chiamiamo più mercenari. Esatto, perché in questo tema bisogna essere tranquilli e riuscire a capire cosa c'è al di là della parola mercenario, che non è più utile per capire cosa sono questi eserciti privati, il che non vuol dire che non ci sia alcune fasi di questa privatizzazione degli eserciti che sia complicata, difficile, soprattutto perché tutto viene tolto dalla sovranità degli stati, però chiamare mercenari è sbagliato. Qui si tratta di un'industria con multinazionali che si mettono al servizio di queste persone o usano queste persone per curare campi petroliferi, per curare interventi di varia natura. Ecco, secondo me noi dobbiamo iniziare a essere più attenti, come già negli Stati Uniti e già in Gran Bretagna, su questo tema, capire che sta succedendo una privatizzazione forte. Anche il nostro Ministero della Difesa ha iniziato a parlare nel libro bianco del 2002 di outsourcing, esternalizzazione. Ecco, capire e vedere di non arrivare a situazioni problematiche come è successo in Bosnia da parte del governo statunitense, che ha mandato 20.000 uomini sotto l'egida del congresso che aveva votato e il Pentagono ne ha presi altri 3.000 a contratto, quindi scavalcando quella che è il Parlamento e una riflessione comune nella democrazia. Bisogna stare attenti quindi e indagare più al profondo, non accontentarsi dell'etichetta di mercenari, che è assolutamente sbagliata. Ecco, oggi altri governi europei, se mi permette, di pure Imad. No, io volevo fare una domanda al signore che ha parlato prima, ma se questi signori che vanno lì in un paese occupato come l'Iraq si trovassero in una circostanza dove magari uccidono degli iracheni civili, a che legge devono rispondere? A che penalità vanno incontro? Chi le deve giudicare? Questo è il problema. Ma forse è più giusto che risponda l'unico politico presente, il vice ministro Mantica. Voglio dire, credo che la domanda posta dal caporedattore di Al Jazeera sia estremamente corretta. Infatti, se avete notato, almeno notiamo anche noi, che gli intervistati in questi giorni dicono noi non possiamo essere pagati ufficialmente, siamo pagati in nero, eccetera. Si lamenta da parte di questo ambiente una carenza legislativa, dice in Italia non siamo regolamentati. Ora, io credo che prima di regolamentare si dovrebbe aprire anche un dibattito, anche perché, tra l'altro aggiungo, ma questo è un problema ancora più complesso, la fonte, il campo da arare sono poi quelli, i guardiaspalle delle discoteche, i bodyguard, eccetera, eccetera, quelli che vanno ai concerti. Molti ex militari, io non sto dicendo che sono delle suore orsoline, anche perché credo che per andare a fare il bodyguard e buttafuori di una discoteca bisogna avere alcune attrezzature. Quindi si apre un discorso ancora più complesso, perché c'è anche un ricorso ormai a sistemi di polizia privata, mi pare molto ampio, anche sul territorio, e qui allora credo si aprirebbe un dibattito che non è quello di questa sera, ma che certamente occorrerà prima o poi affrontare. D'altro canto, e chiudo, ma quello delle discoteche mi pare una cosa anche significativa e importante, visto che c'è un dibattito in Italia su questo argomento, visto che da parte di molti si chiede che siano i governi a intervenire a chiudere le discoteche. Io qualche volta rispondo che se i genitori si preoccupassero dei figli, ci appare troppo leggero. No, ma è la battuta per dire che quando serve
si ricorre ormai sempre a qualcosa di intervento terzo, siccome lo Stato non può intervenire su tutto, e a questo punto si ricorrono anche a queste forme che mi sembra da inquadrare in un discorso Mantica, molto più c'è delicato. Una domanda però più delicata da rivolgere a un viceministro degli esteri. Questi signori che sono appena tornati da Baghdad sono stati lì in tempi difficili e drammatici, però hanno ritenuto che oggi sia da irresponsabili per degli italiani stare a Baghdad. Questo è un problemaccio, perché voi al contrario incoraggiate anche imprenditori italiani, no? Andare lì, perché la ricostruzione è giustamente... Allora, distinguiamo una cosa. Altri paesi, la Russia ad esempio, ha invitato i civili a lasciare l'Iraq. Non ritenete di dover fare altrettanto? Hanno fatto bene o hanno fatto male questi volontari a andarsene via da Baghdad? Io credo che su questo ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Secondo me hanno fatto molto bene. Hanno fatto bene a venire via. Volevo ritornare però alla questione, perché è molto complicata. Noi, per avere allora i nomi di questi signori, il governo italiano li ha avuti quando, su una notizia che poi si è rivelata più o meno falsa della Reuters, abbiamo cominciato a tempestare per avere questi nomi, perché nessuno di loro... Più era... o meno falsa, ha detto, il giorno del Venerdì Santo, quando il giornalista della Reuters ha visto due italiani in una moschea di Baghdad, che non erano loro, però. Ho detto più o meno falsa, cioè nel senso... Quindi anche più o meno vera. Io ho detto più o meno falsa, cioè a questo momento risulta falsa, ma mi pare che l'Iraq sia un ambiente in cui meglio essere prudenti su tutto. Torno per dire che se a un certo punto nemmeno la sensibilità di chi è cittadino italiano di comunicare a un organismo la propria presenza diventa un dramma, cioè c'è anche un senso, se mi è consentito, da parte di queste società, di una grossa presunzione. Allora voglio dire, poi quando si dice regolamento eccetera, siamo anche di fronte a una situazione nella quale il non essere regolamentati fa parte di questo gioco. Cioè voglio dire, il governo italiano su questa vicenda ha una posizione chiarissima. Noi poi, tra l'altro, voi lo sapete meglio di me, diamo istruzioni su come ci si deve muovere, sono monitorati tutti gli italiani che sono presenti. Il problema è che lo stadio attuale, gli Stati Uniti d'America e il Sudafrica, che ha avuto un grosso problema di mercenari, hanno una regolamentazione molto stretta su queste cose. La Gran Bretagna ci sta pensando. Per il resto è tutto libero. Noi non avevamo una traduzione, non avevamo... Adesso mi consente, ma io non sto dicendo contro il governo italiano. Mi pare che bisogna, i sudafricani siano mercenari da una vita. È un problema da affrontare, perché toglie la sovranità. Questo problema di tutti questi italiani che volevano correre a fare la guerra, Calamai, sentiamo non un attimo, mi pare poi faccia parte di questa nostra cultura. Insomma, ecco. Adesso non... Io vorrei sottolineare un fatto: alcuni di noi siamo stati anche in Kosovo, oltre che in Iraq. Bene, in Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, non c'era questo fenomeno dei vigilanti spiegati. Ma come ci ha detto Iraq... appena lui che ce n'erano 3.000 americani privati, no? Insomma, mettetevi d'accordo. Vabbè. Attorno alle Nazioni Unite non c'era questo fenomeno, viceversa in Iraq è un fenomeno generalizzato. Voglio dare un dato abbastanza interessante. Nel mese di novembre, a Nasiriya, quindi nella provincia dove c'era contingente italiano, gli inglesi cominciarono a dire che probabilmente la guardia all'edificio del governo provvisorio a Nasiriya, dei civili quindi, non sarebbe stata più affidata da un certo momento in poi alla brigata Sassari, quindi al contingente italiano in quel momento, bensì a un'impresa privata. Questo per fortuna non è avvenuto, però l'outsourcing è un fenomeno, come dire, assolutamente normale. Gli italiani fanno civili, parlo dei volontari e parlo degli imprenditori, fanno bene ad andarsene, perché oggi vengono vissuti come occupanti dalla popolazione civile irachena, oppure devono fare lo sforzo di restare? Beh, innanzitutto, se mi consenti, vorrei rubare 2 secondi come iracheno che vive in Italia da 25 anni per esprimere il mio più profondo cordoglio ai familiari di Quattrocchi. Questo è dovuto, e anche chiedendo ai miei connazionali di lasciare andare più subito gli italiani sequestrati in Iraq. Questa faccenda ha tanto di oscuro e anomalo, credo. Non vorrei entrare nel merito, ma mi sa che
Qui qualcuno in Iraq sa molto bene, conosce bene la realtà italiana, e già dal messaggio mandato dai sequestratori, laddove indica nome e cognome il Presidente del Consiglio, vuol dire che c'è qualcosa sotto, altrimenti perché lasciano andare tutti gli altri e trattengono gli italiani e hanno ucciso l'unico ostaggio che è un italiano? Questo ha qualcosa comunque di poco chiaro, ma dal mio punto di vista gli italiani devono rimanere, perché altrimenti l'Iraq come farà a riprendersi, come farà a ricostruirsi? Gli iracheni non vanno lasciati da soli, però io il 7 di aprile oso dire che ho ricevuto un'email da Baghdad parlando di questi operatori, di queste persone, dicendo che si tratta di sottovesti di imprenditori o di varie forme, sono semplicemente o spie o raccogliatori di informazioni oppure persone che fanno sabotaggio e lavoro sporco. E dunque c'è qualcosa di poco chiaro in tutta questa faccenda, ma a prescindere da tutto questo, gli italiani che lavorano nel campo umanitario e anche i nostri soldati che stanno in Iraq devono cercare di cambiare politica e presto, cioè riprendere quella grande tradizione italiana di mediazioni e di credibilità. In Iraq gli italiani avevano un grande rispetto e grande credibilità, per cui bisogna riconquistare malgrado tutto quello che è successo, altrimenti questo gioco serve soltanto a fare pressioni sulle altre nazioni che partecipano alla coalizione per andarsene dall'Iraq e lasciare gli americani soli in Iraq. Dunque, dopo giugno il passaggio deve essere poi immediato verso le Nazioni Unite. Arriveremo naturalmente alla politica irachena, ma tu l'hai introdotta efficacemente. Io debbo riproportarla, diciamo, in termini più brutali e personali diretti, guardando il tuo connazionale Hashim. Quanto è importante il fatto che tu, se non sbaglio, sei sunnita e che lui invece è sciita? Storicamente ha pesato molto. Sì. Oggi però, lo chiedo ad Hashim, qualcuno parla di una saldatura nella rivolta contro la presenza occidentale, che nelle ultime settimane ci sarebbe stata una svolta nella situazione irachena e abbiamo visto sunniti e sciiti rivoltarsi insieme, sia con manifestazioni di piazza che anche con combattimenti armati. È vero questo? Penso che per veramente capire bene ciò che è successo in queste ultimissime settimane dovremmo tutti quanti fare qualche passo indietro, addirittura a un anno fa, e cercare anche un po' di schematizzare. Quindi 9 aprile 2003 c'era questa scelta o non scelta di regime, non dico se c'era o non c'era, per chi o per chi non, ma comunque la situazione era che il regime di Saddam era scomparso, tolto dalla scena. Detto questo, gli americani avevano un ordine del giorno veramente ben determinato, le forze politiche irachene avevano invece un altro programma. E abbiamo conseguentemente visto che gli americani continuavano, e lo fanno fino ad oggi, e continuavano a gestire molto male questa situazione del dopoguerra. Hanno cercato con l'amministrazione detta civile, magari con Gardner, per un mese, e allora e poi l'hanno mandato, capite a casa. Bene che sì, appunto, è andato via, non è andato bene. Dopodiché hanno cambiato, hanno cercato di imporre un consiglio proprio dei consiglieri iracheni, non ce l'hanno fatta neanche qui. E quindi alla fine siamo arrivati a che cosa? Questa sorta quindi, di compromesso. Voi siete entrati in quel consiglio? Il suo partito, l'uscita, lo Shia, è entrato in quel consiglio, quindi oggi avete collaborato anche con le forze di occupazione, ma siete in una posizione critica oggi. Nuovamente critica? Sì, sì, è molto, forse un po' troppo facile dire che abbiamo collaborato con gli americani, attenzione, perché raramente si hanno delle, come dire, forze politiche rappresentative. I curdi sono rappresentati dai due partiti che tutti quanti conoscono, gli sciiti sono loro invece rappresentati da dei partiti religiosi, dei partiti laici. Nel partito religioso troviamo la ASRII e poi anche il partito El Dawa e poi anche i laici. Oggi in questo consiglio di governo temporaneo
Mediterraneo con 25 persone che si occupano della gestione del Consiglio, abbiamo tutti gli iracheni rappresentati, abbiamo i curdi, i sunniti, gli sciiti, i cristiani, tutti quanti sono in questo momento rappresentati in quel Consiglio. È un po' troppo facile dire che avete collaborato con gli americani. Ora, evidentemente bisogna collaborare con la forza che c'è in luogo, ma gli americani li abbiamo riconosciuti un po' tutti come autorità in Iraq. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la 1483, questa riconosce la coalizione come l'unica, diciamo, autorità in Iraq. E quindi abbiamo lavorato anche noi, abbiamo lavorato a fine proprio di diminuire quella che era la durata dell'occupazione, e le varie forze politiche irachene sono state riunite all'interno della loro immensa maggioranza. Queste riconoscono che il combattimento politico pacifico è veramente il cammino più corto per uscire dal problema dell'occupazione. Allora, sappiamo che lei rappresenta una forza moderata, mi scusi, lo sappiamo, è una forza che non crede nell'uso del terrorismo in Iraq, altrimenti non l'avremmo invitato qui. Ma le devo ugualmente chiedere, possiamo vedere l'altra cartina che è più chiara forse, quella in cui si vedono anche le città sante degli sciiti in Iraq, in particolare Najaf, dove oggi è asserragliato anche Muqtada al-Sadr, questo giovane imam che ha guidato una rivolta anche sanguinosa e armata, ma dove sta anche al-Sistani, cioè l'autorità religiosa. Tatiana, aiutami sì, se sbaglio, più autorevole, riconosciuta, il grande Ayatollah, diciamo, dopo moderate, la morte di altri due Ayatollah molto importanti. Poi c'è Qut, che insomma queste sono le tre città sante, diciamo, degli sciiti. C'è un pellegrinaggio di milioni di persone che arrivano anche dall'Iran, se non sbaglio, verso le moschee di queste città. Ma perfino il moderato al-Sistani nei giorni scorsi ha detto agli americani: guai a voi se passerete la linea rossa, l'ha definita così, di queste città, non dovete metterci piede, quasi che si tratterebbe di una profanazione, ecco. Beh, sarebbe come passare rotto con dei carri armati sul Vaticano, però si stanno preparando all'attacco lo stesso. Se mi permette, queste città sante sono solo Karbala e Najaf, Qut non ne fa parte in effetti. Benissimo, quindi giusto queste una due precisazione. Allora, la situazione attuale oggi, il fatto dell'Ayatollah Sistani, la fatwa, non il fatto, mi scusi, la correzione, prego, che è stata appunto pubblicata, quindi dichiarata tramite rappresentante a Karbala, a Bemet. Bisogna leggerla veramente in un certo modo, ovvero ha detto ovviamente che Karbala e Najaf sono due città sante e quindi queste rappresentano, costituiscono questa sorta di linea rossa all'armata, all'esercito della coalizione. Bisogna arrivare fino alla fine di questa fatwa. E ha detto anche, ha richiesto proprio espressamente a Muqtada al-Sadr di fare evacuare queste città, ovvero di non prendere in ostaggio i civili iracheni in queste due città. Questo è molto importante. Attenzione, se vogliono, costi quel che costi, combattere la coalizione, è bene che se ne vadano a combattere al di fuori di queste due città, ma non prendere i civili in ostaggio, ripeto, come è stato fatto in altre città, purtroppo in Iraq. Questo è molto importante. Allora ricordiamoci questo Muqtada al-Sadr, che è un giovane imam ambizioso, figlio di un imam, di un'autorità religiosa molto importante, uccisa da Saddam Hussein, se non sbaglio, che guida questa rivolta armata, è stato, diciamo così, in parte scomunicato da al-Sistani e dagli ulema sciiti, che gli hanno chiesto per favore non crearci un guaio nelle nostre città sante, se vuoi combattere vai a combattere altrove. È una scomunica un po' a metà, Tatiana, perché se non sbaglio al-Sadr trova invece degli appoggi nell'ala radicale del potere iraniano, del vicino Iran, che è tutto sciita. Sì, è una posizione, diciamo, non univoca, perché naturalmente quando si parla di Iran bisogna premettere che la politica iraniana non corre mai su un unico binario, per cui sì, ci sono segnali che Muqtada abbia ricevuto degli aiuti dall'Iran di tipo forse logistico, di tipo militare, tant'è che dopo il suo viaggio in Iran a giugno è potuto tornare in Iraq vantando appunto di avere una forza militare propria. Però da un lato l'Iran lo ha appoggiato,
Dall'altro, ultimamente, questo appoggio sta venendo a mancare, per cui da un lato Rafsanjani stesso ha detto che c'è una differenza tra lui, tra il Sadre e le altre forme. Probabilmente stanno a vedere se vince, se si rafforza oppure no, perché la realpolitik questo vuole. L'hanno usato anche per fare pressione sull'America. Ogni qualvolta che si chiede di fare ispezioni ai centrali nucleari iraniani, vediamo che Muqtada si muove. Cioè. Sì, esattamente, è stata un po' la contropartita. L'Iran in questo caso ha agito un po' come un piromane che accende un fuoco e poi dice ai pompieri vi aiuto per i soccorsi, insomma, perché... Però quando l'Iran ha mandato una missione diplomatica per aiutare a risolvere la questione dei sondaggi, degli ostaggi a Baghdad, gli hanno ucciso il segretario dell'ambasciata. Ecco, c'è un fatto però delicato che vorrei esaminare prima di andare in pubblicità, perché riguarda, io credo, anche direttamente la vicenda dei nostri ostaggi e il futuro della presenza militare italiana in Iraq. E cioè, questo Muqtar al-Sadr in ogni caso ha avuto solidarietà e appoggio da parte del clero sunnita. Sì, diciamo. Cioè, è la prima domanda che io facevo ad Hashim. È verosimile che in una rottura di rapporti con l'amministrazione anglo-americana occidentale e statunitense, con Paul Bremer, insomma, siccome con Paul Bremer le cose vanno molto male, è verosimile che si saldi una rivolta di sunniti e di sciiti? Perché questo davvero era uno scenario imprevisto. Ma io posso dire che... Sì, beh, giustamente quando cominciavo a parlare prima del discorso del Consiglio del Governo, volevo arrivare a questo punto. Dicevo appunto, il Consiglio di Governo, quando è stato formato, ha rappresentato, diciamo, la maggior parte veramente degli iracheni. E rimanevano due parti, diciamo, che non volevano entrare in questa sfera, un gioco politico, volevano un po' continuare a cercare di ottenere i loro voti con dei mezzi come degli attentati, delle bombe, attentati suicidi, terrorismo e poi magari dei rapimenti. E d'altronde ciò che abbiamo visto appunto a Fallujah e poi con Muqtada al-Sadr. E ci sono comunque delle informazioni oggi che ci dicono, peraltro si stanno anche concretizzando, ci dicono che sono praticamente dati appuntamento all'anniversario, cioè il 9 aprile 2004, proprio per cercare di creare una sorta di sollevamento e rivolta comune. E oggi lo vediamo che non ce l'ha fatta, però è stato un fallimento. Perché questo? Perché il primissimo giorno abbiamo sovrarappresentato al-Sadr, e quindi è vero che lo abbiamo visto a Madinà, a Baghdad, al Kut, a Bassora, al Mara, a Nasiriya, a Dewania. Ebbene, oggi ha cercato a Kuf e a Najaf. E quindi se è appunto accerchiato in queste due città non è semplicemente perché gli abitanti di Najaf magari così lo proteggono o gli vogliono bene, ma è proprio perché gli iracheni sono arrivati a un livello di responsabilità più elevato, non vogliono questo confronto, scontro che porterebbe peraltro a una guerra civile. E quindi io ad esempio ho ricevuto qualche notizia da Nasiriya, là dove ci sono appunto le forze italiane. Ebbene, il leader tribale di Nasiriya e vari altri hanno cacciato via il rappresentante di al-Sadr dalla loro città, e quindi sono proprio, ripeto, gli iracheni che cominciano a cacciare via, a mandare via i simpatizzanti di al-Sadr dalle loro città. È d'accordo con questa visione ottimistica, Taufik? Ma io credo che mi auguro, però io immagino che ci sarà del peggio, anche perché qui, cioè in Iraq, ci sono i cosiddetti gli esclusi, coloro che non hanno voluto aderire al Consiglio oppure non hanno avuto un modo per entrare al Consiglio, e una parte della popolazione irachena che simpatizza, cioè coloro che non hanno avuto nessun vantaggio dalla caduta di Saddam Hussein. Qui si è creata una classe enorme, soprattutto nelle città povere, nei quartieri poveri, che poi ci sono i nuovi arricchiti invece che si sono costruiti su questo nuovo situazione. Sì, sono d'accordissimo, ripeto, sono veramente d'accordo con quello che hai appena detto, e poi aggiungerei qualcos'altro, perché la gestione disastrosa da parte
degli americani, dell'Iraq e del dopoguerra, questo va ad avvelenare e peggiorare ancora di più la situazione. Ebbene, oggi, dopo l'approvazione di questa legge fondamentale, in ogni modo il Consiglio di Governo, CIG, sarà comunque il 18 e 30 giugno, e quindi questo stesso giorno, a fine giugno appunto, il 30 giugno, ci sarà una possibilità, un'opportunità, una chance per le altre forze che credono nella lotta politica e pacifica, ovvero di poter accedere finalmente. Ma il vice ministro Mantica vuole farvi una domanda, mi lasci sottolineare però che due esponenti moderati, oltre che molto ragionevoli e che ascoltiamo con interesse, credo convengano entrambi nel definire disastrosa la gestione americana dell'Iraq fino ad oggi. Purtroppo, vero? Sì, purtroppo sì, hanno fallito un punto principale, cioè quindi, la comunicazione. E questo glielo dicono dei moderati, con in particolare Hashim, il cui partito ha anche rischiato entrando nel consiglio provvisorio aderendovi. Beh, io credo che questa adesso loro la definiscono disastrosa, noi la diciamo piena di errori, ma questo ormai è un'analisi che è condivisa anche dagli alleati. Essere alleati non vuol dire essere incapaci di vedere quello che succede. Io spesso in questi giorni rivendico l'autonomia di gestione del governo italiano nella zona di Nassiriya, nel suo modo di procedere, nei rapporti che abbiamo capito prima di altri, grazie anche agli amici iracheni, che ci sono i capi tribali, ci sono gli imam, ci sono i sindaci, i consigli comunali, ma che è un'articolazione complessa della società e non è certamente come governare a Milano o a Pavia, insomma, certo. Ecco, mi sembra, oltretutto, e questo lo rivendico per l'alta professionalità dei soldati italiani, noi abbiamo soldati ai quali è stato insegnato che l'arma è l'ultima delle opzioni a cui deve ricorrere. E quindi voglio dire, certo, sono anche soldati, hanno anche i mitra, però lo sforzo maggiore è quello di mantenere un rapporto. Quindi esiste, secondo me. Certo, a Nassiriya ci sono stati meno morti che a Fallujah. No, ma c'è un modo. Tra la popolazione civile. Io mi auguro che diventa un modello europeo. La domanda. Ma no, la mia la facciamo dopo. La facciamo dopo. Quando si parla della gestione disastrosa dell'Iraq, bisognerebbe evidentemente ricordarsi di ciò che è successo subito dopo ciò che è successo a Saddam, quindi 9 aprile. Ovvero, abbiamo visto veramente delle scene di saccheggio dappertutto inimmaginabili. Gli americani erano lì, potevano impedire questi saccheggi, non hanno fatto nulla. Abbiamo visto proprio le frontiere irachene lasciate veramente libere alla libera circolazione di chiunque, quindi chiunque poteva entrare in Iraq. Abbiamo visto appunto questa cosa inimmaginabile in Iraq, cioè il fatto di fare sciogliere l'esercito, perché veramente tutta la storia che c'è dietro sarebbe incredibile. Iraq ha vissuto veramente con vari servizi, ebbene oggi vive senza i servizi di informazioni, è impossibile, inimmaginabile in Iraq. Io qua vi devo fermare, ma anticipo, abbiamo solo 2 minuti di pubblicità, Ahmad e la traccia, la domanda con la quale voglio riprendere coinvolgendolo. Io vorrei, lui è stato anche a Baghdad come inviato di Al Jazeera fino a pochi giorni fa, e io vorrei chiedergli se è tranquillo, diciamo, rispetto al fatto che la rivolta armata sia stata soltanto una fiammata intorno all'anniversario e che vada a spegnersi, o se invece, al contrario, l'assedio di Fallujah in particolare sia l'epicentro di uno scontro pericoloso anche e soprattutto per noi che abbiamo degli ostaggi nelle mani dei terroristi. La risposta tra pochi istanti dopo la pubblicità. C'è il primo commento dal Foreign Office, cioè dal Ministero degli Esteri inglese, sulla uccisione di Abdelaziz Randissi, il capo di Hamas, ad opera degli israeliani, e del compiacimento di Sharon. Ricordate che Blair è appena tornato da Washington, dopo ne parleremo, è ritornato rivendicando un'alleanza di ferro con Bush e a denti stretti e malvolentieri aveva anche assecondato il risultato dell'incontro Bush-Sharon, che non ha digerito in verità, ma ha fatto buon viso e cattivo gioco dicendo non pregiudica la partecipazione dei palestinesi al tavolo della trattativa. Stasera Jack Straw, il ministro degli esteri inglese, invece definisce illegale e controproducente
la uccisione da parte degli israeliani di Rantisi. Quindi c'è una presa di distanza, come già vi fu per l'eliminazione di Yassin da parte degli inglesi. Un altro particolare sgradevole da comunicare, ma è la notizia, dentro all'auto esplosa a Gaza c'era anche, oltre che il figlio, la moglie del leader di Hamas, anche se non si conoscono oggi le condizioni della signora Rantisi. Ma io torno ad Al Jazeera, torno da Imad El Atrash. Immagino che anche questa notizia naturalmente avrà delle ripercussioni, visto che nei giorni scorsi si era già parlato di un enorme attentato chimico in preparazione in Giordania per vendicare Yassin, visto che Osama Bin Laden nel proclama che vi ha mandato ha parlato esplicitamente di vendetta per il leader di Hamas ucciso dagli israeliani, e visto che nelle manifestazioni in Iraq accanto al ritratto di Maktar al-Sadr era portato proprio il ritratto dello sceicco Yassin, mi immagino che non resterà senza conseguenze quanto accaduto, Imad. Ma ti avevo fatto una domanda proprio sulla rivolta armata in corso. Tu vedi che si sta spegnendo, oppure Fallujah è qualcosa di molto grosso, l'assedio da 12 giorni di questa città sunnita? Sì, prima di rispondere alla domanda vorrei fartene una, se mi permette, Gad. Tu, da giornalista occidentale, come definiresti l'uccisione di Abdelaziz Rantisi in questo momento? Io, non solo come giornalista, ma anche come amico di Israele, ebreo e amico di Israele, penso che sia un terribile errore del governo israeliano. Questa idea di puntare esclusivamente sulla forza contro uomini che pure sono antisemiti, seminano l'odio antiebraico, hanno la responsabilità diretta di tanti attentati terroristici da parte di uomini bomba, donne bomba, bambini bomba, e questo è un delitto terribile, e mai io li chiamerei martiri, come purtroppo fate voi ad Al Jazeera, questi assassini, martiri assassini, questi terroristi. Ma nonostante tutto questo, quindi senza che io possa dare un giudizio meno che severo su Rantisi, considero infelice una linea israeliana che non punti sul negoziato, sulla ricerca del consenso con l'interlocutore palestinese, proprio per isolare uomini come Rantisi e Yassin. Spero di averti dato una risposta esauriente. Mi prometti di fare una trasmissione su questo? Dove? Su Al Jazeera? No, qui. Ah, sulla No, tu, sulla nel sette. Tuo programma, di fare una trasmissione. Ah. Che ne abbiamo fatte molte e certamente le faremo e la stiamo facendo, come vedi. Non abbiamo di questi imbarazzi. Certo, non chiameremo mai martiri i kamikaze alla sette. Tocca a te. È questione di punti di vista, chiaramente. Sì, io volevo fare un'osservazione riguardo all'Iraq dicendo che la composizione della società irachena è molto sofisticata, molto complessa, quindi credo che sia che un approccio semplicistico sia nocivo a livello informativo, perché poi si rischia di trarne delle conclusioni che poi magari fare dei giudizi infondate. Detto questo, volevo dire che io il giorno di Ashura, che gli sciiti musulmani celebrano la morte dell'imam Hussein, figlio dell'uccisione dell'imam Hussein, figlio dell'imam Ali, ero a Karbala quando è successo quei terribili attentati sia a Karbala che a Qadimiyya a Baghdad, dove sono morte più di 200 persone. Ebbene, io ho avvertito, era tangibile, la coscienza degli iracheni dell'importanza della loro unione nazionale.
molto di più rispetto a quello che in Libano era all'inizio della guerra, quando i libanesi si sono fatti manipolare dall'esterno e hanno vissuto, sono precipitati in una guerra civile che è durata 17 anni. Quindi credo che gli iracheni siano molto coscienti dell'importanza della loro unità nazionale e che lavorino molto in questo senso. Per quanto riguarda Sayed Muqtada al-Sadr, oppure la differenza tra Fallujah e la rivoluzione di Muqtada, se ho capito bene, giusto? Sì. Hai capito bene, sì. Io credo che la questione più, sì, la questione più pericolosa sia a Fallujah, perché lì dall'inizio di aprile c'è un assedio vero e proprio di una città che vanta più di quasi 300.000 abitanti, quindi io credo che sia abbastanza pericolosa la situazione lì. Per quanto riguarda la ribellione di Sayed Muqtada al-Sadr, credo che oggi sia stata interrotta la cosiddetta intermediazione iraniana e la delegazione iraniana che era a Baghdad se n'è tornata a Teheran senza andare a Najaf a dialogare con Muqtada al-Sadr. Comunque sono entrambi, bisogna leggerli entrambi nell'ottica di un 30 giugno che si avvicina molto, dove gli americani, per l'accordo che è stato firmato il 15 novembre con il Consiglio governativo transitorio, devono ridare la sovranità al paese, agli iracheni. Purtroppo al 30 giugno mancano ancora molte settimane e se quella è la data, come hanno confermato Bush e Blair questa mattina, può ancora succedere di tutto in Iraq. Ma voglio restare ancora un attimo a Fallujah, perché c'è una piccola notizia di oggi che potrebbe forse avere un'influenza sulla sorte dei nostri ostaggi, per i quali siamo in ansia, i nostri connazionali. Imad, oggi gli americani hanno consentito per la prima volta l'apertura di un ponte sul fiume Eufrate, se non sbaglio, a Fallujah, per favorire il passaggio dei mezzi per l'ospedale. Quindi hanno un pochino aperto uno spiraglio a quell'assedio. Qualcuno in Italia ha pensato e ha sperato che questo fosse un segnale ai sequestratori, che al di là delle richieste formali, dovete ritirarvi dall'Iraq, che sono poco verosimili, loro chiedano una contropartita di poter insomma scappare da Fallujah o comunque mantenere la loro forza in quella città. Cosa ne pensi? Chi deve Tu. Secondo me dobbiamo parlare chiaro. Dal punto di vista militare, inverosimile che un assedio degli americani su Fallujah possa durare più di 2 settimane, perché le forze in campo sono sicuramente, cioè non si può parlare nemmeno di un assolutamente di come dire, è schiacciante la supremazia americana. Quindi io credo che gli americani vorrebbero prolungare proprio questa situazione incerta, di non finire la questione in tempo, perché come dicevo prima, sia perché, guardi caso, sia entrambi Fallujah, la gente di Fallujah oppure il comitato dei clerici musulmani sunniti, sia Muqtada al-Sadr, sono entrambi al di fuori di questo il consiglio governativo transitorio, quindi secondo me loro proprio vorrebbero prolungare queste storie proprio per avvicinare di più verso 30 giugno, per poi dire magari che non ci sono le condizioni ponderate per poi far passare la sovranità agli iracheni. Non vedi quindi nessun risvolto che possa coinvolgere i nostri ostaggi e la loro sorte? Ma può essere un cenno, anche perché siccome il governo italiano si era mosso su tutte le fronti per trovare una via che possa stabilire un contatto con questi gruppetti di sequestratori, credo che possa essere un segnale, ma non vedo un fondamento abbastanza solido per dirlo, però può essere. Senti Imad, adesso noi abbiamo ancora soltanto pochi minuti per stare insieme, perché poi si interrompe il collegamento via satellite, e allora non voglio lasciarti con una questione in sospeso, che è quella che ho posto fin dall'inizio, di quello che ci divide. Noi abbiamo preparato un servizio
l'hanno fatto Fabio Anibaldi e Anna Vullo, sul linguaggio di Al Jazeera, quindi non tanto sulla scelta di mandare le videocassette, le audiocassette dei terroristi, ma proprio sul linguaggio che adoperate voi nel rivolgervi al vostro pubblico arabo. Tu pochi istanti fa hai liquidato la mia osservazione, non chiamerei mai martire un terrorista suicida, come una questione di punti di vista. Io non lo accetto, perché penso che vi siano dei principi universali, dei valori universali che valgono altrettanto per me ebreo, per te arabo, per Mantica cristiano, eccetera. Penso che siamo uomini e che abbiamo dei valori e degli ideali comuni. No, ma aspetta, arabo, voglio che vi rendi prima al servizio. E quindi credo che sia inaccettabile per chiunque ateo credente l'uso del corpo umano come arma esplosiva contro degli altri, dei civili. È una questione di principio per me assoluta. Ma dopo c'è il linguaggio, quindi non credo che sia solo una questione di punti di vista. Non penso che ci sia una democrazia per gli occidentali e un altro tipo di regime per gli orientali. No, c'è un linguaggio che è diverso. Vediamo il linguaggio di Al Jazeera e poi naturalmente hai pieno diritto di replica. Vediamolo insieme. Dove sono finiti gli arabi nel momento in cui c'è chi sostiene che in Iraq è in corso un genocidio? Dove sono gli esponenti religiosi arabi? Non vedono con i loro occhi che le forze alleate stanno profanando le moschee? Possibile che gli arabi si appassionino solo per le cantanti e le attrici? A parlare non è un imam che incita alla rivolta, ma il conduttore di Controcorrente, programma di punta di Al Jazeera. Titolo della puntata: è morta la rabbia araba? Sullo schermo scorrono immagini dell'assedio di Fallujah. Corpi straziati in ospedale, cadaveri riversi sulle strade. La conduttrice di Al Jazeera si rivolge a un leader religioso sunnita presente in studio. Fino a quando continuerete a limitarvi a protestare pacificamente contro le forze di occupazione americane? Non pensate di ricorrere ad altri mezzi? Più che una domanda, sembra un'incitazione. Sulla più importante TV araba prevale ormai un linguaggio che dà voce e amplifica le frustrazioni del mondo islamico e che si avvicina sempre più al lessico dell'integralismo. C'è un rapporto di simbiosi spirituale tra la filosofia editoriale di Al Jazeera e l'ideologia improntata all'anti-americanismo e all'anti-ebraismo che accompagna gli estremisti islamici, scrive Magdi Allam sul Corriere della Sera. Ma la jihad mediatica sembra ormai inarrestabile. La TV siriana arriva ad invitare i musulmani al martirio contro gli invasori. E se Al Jazeera riferisce di un incontro tra Bush e Blair dopo le stragi di Istanbul, dicendo che hanno ribadito l'impegno a fronteggiare ciò che loro definiscono terrorismo, la principale concorrente Al Arabiya la parola terrorismo evita proprio di usarla. Per Al Manar, l'emittente degli Hezbollah libanesi, e Al Alal, quella degli Ayatollah iraniani, i terroristi sono resistenti, l'esercito della coalizione occupante, Israele una entità sionista. Per tutti, anche per televisioni più moderate come Abu Dhabi o l'egiziana Nile TV, i kamikaze che fanno strage di civili sono shahid, martiri. Si descrive in termini di santità ciò che per un occidentale è il massimo dell'orrore. È in questo baratro linguistico e culturale che si mobilita la jihad dell'informazione. Ecco, naturalmente hai subito diritto di replica. Imad El Atrash di Al Jazeera. Sì, io purtroppo non ho visto, cioè siccome non vedo il filmato, non ho avuto la sensazione di, come dire, vivere e capire benissimo il servizio, però ho sentito il commento. Io poi prima non ho liquidato la tua osservazione perché non ho sorvolato, oppure ho detto quello che ho detto, perché ci vorrebbe molto tempo per discutere di questo. Come ripeto, io non posso rispondere per Al Jazeera, perché Al Jazeera ha delle persone che hanno l'autorità e hanno il permesso di rispondere per la linea editoriale di Al Jazeera. Io posso rispondere per me stesso. Se tu hai detto la dignità umana non arriva mai a far esplodere un corpo per ucciderne altro, però tu devi capire l'oppressione in cui possa vivere delle persone che arrivano a un atto così violento.
arrivano a rinunciare alla propria vita perché non hanno più niente, cioè voglio dire, bisogna capire anche questo, fino a prova contraria sono gli israeliani che occupano i territori occupati, sono gli israeliani che sono estremamente, immensamente dal punto di vista militare superiori a tutti i paesi arabi. Solo che c'è un particolare, Imad, c'è un particolare, da giornalista a giornalista, se non sbaglio, e se sbaglio correggimi, Al Jazeera adopera la parola Shahid, martire, riferita ai kamikaze, soltanto quando agiscono in Israele, sul territorio israeliano. Quando si fanno esplodere gli uomini bomba negli Stati Uniti, in Turchia, in Iraq, non usate la parola martiri. Questo, siccome tu fai il mio stesso mestiere, significa che alcuni li si legittima, addirittura dandogli una connotazione la più positiva. Un martire è un santo quasi, è uno che aspira e si avvicina alla santità, e altri invece sono dei terroristi. Non è da poco distinguere tra un kamikaze e l'altro, o sbaglio? Altri chi? Di chi parli? Altri sono terroristi? Altri che si fanno esplodere non in Israele. Sì, perché io a livello personale credo che la causa palestinese sia una causa giusta. Bisogna, perché voglio dire, se Israele continua in questa linea adesso dopo che Sharon è andato da Bush, è successo che Bush poi ha proprio mandato per aria anche lunghi anni di legittimazione con tutte le risoluzioni dell'ONU, dicendo che lo status quo ormai non si può più cambiare. Che speranza dai al popolo palestinese che sta lottando da più di 50 anni per avere un minimo di terra dove costruire uno Stato? Taufik, vuol dirti una cosa? Però io sono un osservatore del Jazeera e sono anche appassionato, perché trovo che nell'era delle dittature il Jazeera finalmente riesce a costituire una specie di opinione pubblica araba, cosa che non c'era prima. Per cui il linguaggio del Jazeera è il linguaggio della piazza araba, e loro cercano di usare questo linguaggio, però credo che a volte è controproducente, perché determinati linguaggi possono incitare alla violenza e far vedere una immagine di Bin Laden o altri come fossero delle guide ispiratrici per tanti giovani, chiamiamoli arrabbiati, o credono di essere trattati con una certa ingiustizia. Io noto che appunto ogni qualvolta che si usa o si commenta un filmato c'è una certa esaltazione nelle anime di tanti persone. Comunque Jazeera riflette l'opinione di una larga opinione della piazza araba, ma può anche giocare un ruolo importante nel dialogo e anche per... Sì, Al Jazeera io direi che soprattutto per quanto riguarda l'Iraq, direi che svolge un ruolo molto molto nefasto, negativo su ciò che succede in Iraq, perché non essendo magari un pochino più obiettivi ma un po' deviati dal ruolo principale, veramente a mio avviso proprio partecipano a ciò che succede in Iraq. E fin dal momento del cambiamento del regime, quindi dalla caduta di Saddam, non la smettono di dare sempre questo tributo libero a tutti i simpatizzanti di Saddam, all'Ani, all'ex rappresentante di Saddam a New York, a tutti quanti gli ambasciatori di Saddam. All'epoca di Saddam non dicevano niente. Ultima risposta per... No, fermatevi, s'il vous plaît, perché finisce il collegamento e voglio che prima Atrache vi risponda. Anzi, lo ringrazio intanto di essere stato con noi, ma dia una risposta a questi due interventi di iracheni qui a Milano. Io non ho capito se il signor Hashem ha detto che Al Jazeera ha un ruolo negativo in Iraq. Sì, ha detto proprio questo. Sì, sì. Lui è del Consiglio Supremo della Rivoluzione Islamica in Iraq, giusto? Esatto. Sì, è per questo che non è amata Al Jazeera in Iraq. Gli puoi chiedere gentilmente
quando loro e i suoi gli esponenti del Consiglio Supremo della Resistenza Islamica erano a Londra, chi dava spazio a loro per parlare su Al Jazeera e quanto spazio hanno preso? Da cominciare dal signor Hamed Bayati, eccetera. Beh, direi che in ogni modo, pardon, lo spazio che era dato agli iracheni all'epoca non rappresentava neanche l'1% dello spazio dato al regime. No, ma adesso non possiamo, siccome il collegamento si interrompe, Hashim la deve interrompere, perché non sarebbe corretto da parte mia lasciare Imad El Atrash così con delle accuse alle quali lui non ha il tempo di rispondere. Al contrario, io voglio ringraziarlo della sua disponibilità questa sera, è stato molto utile il suo contributo, spero che possiamo avere altri appuntamenti, non solo via satellite, anche qui direttamente a Milano con lui, perché è un analista intelligente della situazione irachena e ha dato anche un contributo di verità alle nostre famiglie che vivono un dramma terribile del quale credo Renato dobbiamo rendergli atto. Vuoi salutare tu Imad? Sì, Imad, desidero salutarti, noi ci sentiamo spesso, io credo che nella vibrazione della tua voce l'altro giorno, al di là delle tesi che oggi hai espresso e che io non condivido assolutamente sui martiri, ci sia qualche cosa di più profondo ed è su questa base che bisogna lavorare per incontrarsi. Speriamo, perché c'è molta strada da fare. Quindi si chiude il collegamento con il Qatar. Buonasera Imad. Buonasera a voi e grazie. Ed invito comunque Renato Farina ad andare a Gaza a vivere un mese lì per sapere quello che ho detto, almeno per rendersi conto di cosa io intendevo. Ne e vi ringrazio. Grazie a te per la partecipazione. Noi adesso dobbiamo di nuovo interromperci. Vittorio Parsi finora ha taciuto, ma chiedo a te poi di riprendere le fila. Dopo questa breve interruzione pubblicitaria, noi dobbiamo tornare adesso al Iraq, nel quale lo stesso nostro viceministro ammetteva, se non il termine, naturalmente lui non può assumere nella sua posizione il termine fallimento della gestione provvisoria, però prendeva le distanze come governo italiano da alcune scelte degli americani fatte lì. È evidente a tutti che le cose non sono andate bene, non sono andate per il verso giusto. Ci sono stati degli clamorosi errori anche di valutazione, e dopo ne ricorderemo impietosamente alcuni, ma si tratta adesso di capire qual è la via d'uscita e su questo dobbiamo ragionare anche nell'interesse di quelle famiglie che ci seguono probabilmente con il fiato sospeso. Tra pochi istanti. Se il Foreign Office del Ministero degli Esteri inglese ha definito illegale e inaccettabile l'uccisione del leader di Hamas Rantissi da parte dei militari israeliani, più cauta è la reazione, la prima reazione anonima ancora citata dalla CNN del Dipartimento di Stato americano, che si limita a dire gli Stati Uniti non hanno dato alcuna luce verde, non avevano conoscenza preventiva di questa scelta israeliana, che pure è seguita a un incontro decisivo tra Sharon e Bush. E quindi devo chiedere anche a Mantica quale sarà, quale immagine che sia la presa di posizione del governo italiano di fronte a un atto che cambia e drammatizza. Il governo italiano ha già avuto occasione, credo, non va altro, è ribadito che non esiste l'idea che si possa affrontare il problema israelo-palestinese con le uccisioni mirate e con gli assassini politici. Fu un assassinio politico quello di Al-Assini, lo è pure questo. Quindi, voglio dire, su questo non c'è assolutamente tema di smentita o di opinioni diverse. Il problema della sicurezza di Israele non si difende, secondo noi, con questi attacchi mirati. Non è neanche legittimo che Israele possa pensare di essere la sola al mondo a fare gli attacchi mirati, ma soprattutto quello che mi pare grave, anche perché due giorni fa a Dublino il Consiglio dei Ministri europei ha ribadito la roadmap, credo onestamente che tutto questo porti molto lontano dalla roadmap e questo è molto grave. Perché, ricordiamolo, e qui chiedo davvero l'aiuto di Vittorio Passi, una, diciamo, delle conseguenze virtuose, positive, che i fautori della deposizione di Saddam Hussein, della liberazione dell'Iraq
proponevano era proprio questa. Sì. Andiamo a prendere Baghdad, deponiamo il tiranno che finanzia i kamikaze e che in qualche modo organizza anche l'ostilità anti-israeliana, di modo che si possa avviare poi un percorso di pace fra palestinesi e israeliani. Qui stiamo andando in una direzione esattamente opposta. Si sono messi d'accordo alla Casa Bianca Bush e Sharon sull'idea comunque di definire dei confini magari realistici, magari previsti in realtà da tutti, ma senza parlarne con i palestinesi. E nello stesso tempo in Iraq succede quello che tutti abbiamo visto. C'è, diciamo, la necessità di un ripensamento forte da parte anche degli americani? Beh, direi di sì. Se mi fa dire una cosa su questo aspetto di questo omicidio mirato, che poi è un omicidio alla fine, cioè, questo sarà sicuramente un degno erede di Yassin, ma è un omicidio comunque. Io credo che sia importante capire una cosa, che io mi cercavo di spiegare perché, no? Perché uno fa una cosa del genere? Innanzitutto credo che la reazione del Dipartimento di Stato sia, possa essere sincera, questo è il problema. Cioè io credo che Sharon possa non aver detto a Bush che in quel momento stavano organizzando l'eliminazione del successore di Qassim. Lo ritengo molto ragionevole, purtroppo. E credo che con questo atto Israele stia marcando il suo punto di vista dall'inizio di questa crisi, che è uno degli anelli deboli, dal mio punto di vista, della conduzione americana di tutta l'operazione Baghdad in Iraq. E il punto di vista israeliano è sempre stato di dire: la crisi del Medio Oriente, dell'Iraq, non c'entra niente con la crisi israelo-palestinese. E te lo dimostro come? Te lo dimostro, non io, la dimostrazione, per così dire, è legata al fatto che questo omicidio afferma una cosa chiarissima, secondo me, che Israele non solo è contraria a qualunque forma di trattativa con la controparte palestinese, se ne va da Gaza perché vuole andarsene, e quindi lo fa dimostrando una fortissima supremazia militare per evitare, diciamo, l'incubo Libano, il ritiro dal Libano, ma soprattutto è contraria a qualunque forma di internazionalizzazione della crisi. Cioè, mentre noi sull'Iraq ci stiamo muovendo con l'idea che dalla crisi si esca in qualche modo con una sua internazionalizzazione, Israele sta dicendo: la questione con i palestinesi la risolviamo noi da soli con le nostre maniere. E questo con gli americani. E questo, su questo non sono d'accordo. Con mi spiego firma su... Aspetta. Che c'è stata, no? Da parte di Bush. E questo è il problema. Io credo che, così come è verosimile che il governo americano, l'amministrazione americana non sapesse che 24 ore dopo, sostanzialmente il ritorno di Sharon, 48 ore dopo, avveniva questo fatto, però sono anche altrettanto sicuro che l'amministrazione americana... Scusa, non l'abbiamo ancora detto forse stasera, è giusto anche ricordare che è avvenuta questa uccisione a poche ore di distanza da un ennesimo attentato kamikaze al valico di Erez, nel quale era morto una guardia di frontiera israeliana, cioè, altre sono rimaste ferite. Non vorrei, è ovvio che è stata preparata questa azione. Non c'è dubbio, che... quindi... Però scusa, fammi solo finire questo punto. Ha lasciato l'intifada orfana. No, ascolta, aspetta un attimo, però ti dico questo punto che secondo me... No, aspetta. Io non sto dicendo che l'eliminazione del regime iracheno poteva costituire ragionevolmente una premessa, tra virgolette, necessaria per poter instaurare, far andare avanti questa roadmap, ok? Sto dicendo però che purtroppo, siccome il Dipartimento di Stato cosa farà? Non era stato informato, ma non avrà una reazione tale da poter, diciamo così, dimostrare la propria ira nei confronti di Israele. Tutto si chiuderà con una nota piuttosto dura e con un veto sicuro, matematico, in Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti a qualunque risoluzione di condanna, anche teorica, di Israele. Questo è il punto debole di tutto il disegno, dal mio punto di vista, americano in Medio Oriente. E Israele, ma lo dico da amico di Israele, tu lo sai benissimo, perché credo che in America ci sia un problema grosso nella gestione di questa crisi, che è legata al fatto che nel momento in cui gli Stati Uniti intervengono in Iraq, gli Stati Uniti diventano una potenza medio orientale. La logica avrebbe voluto che non tollerassero più comportamenti da parte di Israele che mettevano a repentaglio la sicurezza nazionale americana, non una questione locale. Finisco sul punto dell'Iraq. In questi giorni ho sentito spesso parlare dell'analogia tra Libano e Iraq. La libanizzazione del conflitto, la crisi degli ostaggi come in Libano, secondo me è completamente sbagliata, perché in Iraq la comunità internazionale si gioca la stabilità del sistema. In Libano, l'Iraq è una partita molto più grossa. Certo, il Libano, aspetta però, chiudo subito comunque. Il Libano era un teatro marginale, tutto sommato, ma guarda che Israele sta cercando di muoversi per dire che
la Palestina continua a restare un teatro marginale rispetto al sistema politico internazionale, che lei può gestirsi da sola. Quindi credo che questo elemento sia un elemento gravissimo di non credibilità di qualunque processo di democratizzazione del mondo arabo, con questi due pesi e due misure così evidenti. Caro Vittorio Passi, tu sai che sono piuttosto brutale e sbrigativo nelle mie esposizioni. Certo. E ti dico che secondo me, indicando il punto debole della strategia americana nel suo rapporto con Israele, tu vai veramente a cercare il dettaglio e il pelo nell'uovo per non guardare in faccia un dato grande come una casa, e cioè che in questa storia il senno di poi conta. No, aspetta. Lasciami dire, il fatto che sia stato un terribile errore quella guerra, che qualche giorno fa Steven Spielberg ha definito una guerra non per necessità ma per scelta. Nessuna guerra è per necessità. Per tirare giù. Togliamoci dalla testa queste cose. È stata un enorme errore ritenere che la guerra contro il terrorismo islamico richiedesse quel passaggio prima di altri, di andare a Baghdad a aprire questo ginepraio. E mi dispiace per il viceministro Mantica, ma dire oggi noi italiani ci siamo distinti, noi italiani abbiamo agito in una maniera diversa, non può farci dimenticare, ma non perché dobbiamo fare la campagna elettorale, ma perché ci sono delle conseguenze pratiche in Iraq su quello che si deve fare, l'errore compiuto appoggiando quella scelta. Noi abbiamo preparato un filmato, l'ha fatto Paola Mordiglia, perfido nei confronti del governo che lei qui rappresenta, siamo perfidi come noto, ma anche puntuale oltre che perfido, perché le frasi che abbiamo registrato riportando nelle date sono tutte pronunciate o dal Presidente del Consiglio o dal Ministro degli Esteri o dal Ministro della Difesa del governo oggi in carica. Ecco, non è soltanto acqua passata, perché sono convinto che quell'errore in qualche modo avrà poi delle conseguenze. Certo che adesso tutti ci dobbiamo mettere insieme e rimboccarci le maniche per porvi rimedio, nessuno è irresponsabile di lasciare, andiamocene via perché era stato un errore, disinteressiamoci, però non è indifferente riconoscere l'esistenza eventuale di questo terribile errore. Vediamo il servizio e poi tutti insieme ne ragioniamo. Si tratta di fermare una dittatura che ha armi di distruzione di massa e che le vuole usare. Noi crediamo che il mondo abbia diritto di sapere dove sono finite le famose armi di distruzione di massa che lo stesso Saddam Hussein ha ammesso di possedere. Prevenire è meglio che reprimere. Non si può sempre porgere l'altra guancia. Credo che la guerra all'Iraq non aumenterà i rischi terroristici. Si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. I pacifisti non capiscono la situazione. Solo una pressione internazionale convincerà Saddam Hussein ad andare in esilio. Si sta facendo di tutto per evitare il ricorso ad una azione militare. Il presidente Bush è il primo a non volere la guerra. L'Italia non parteciperà direttamente a operazioni militari, non invierà in Iraq né uomini né mezzi. Gioiamo per la fine di questa guerra e perché c'è un paese, l'Iraq, che uscito dalla tirannia può avviarsi verso un futuro di libertà e benessere. E per questo essere da esempio anche per tutta la zona del Medio Oriente. Mantica, ripeto. Io ho un'opinione diversa, quindi. Lei ha un'opinione diversa? Cioè, no, sul fatto che secondo me era giusto andare in Iraq, quindi voglio dire, ho ascoltato con attenzione.
ma sono ancora di quell'opinione. È ancora dell'idea che il mondo sia più sicuro. Non c'è la controprova, direi. Il fatto più drammatico del terrorismo è venuto senza nessuna guerra. Mi pare che l'11 settembre nessuno era in Iraq. E le sembra che il Medio Oriente possa pensarsi più stabile dopo... Ma lei ha la controprova che sarebbe stato più stabile senza la guerra? Ma io guardo anche soltanto al confine, all'Arabia Saudita di questi giorni, non ne stiamo parlando, ma è impressionante, Vittorio Falsi probabilmente l'ha seguita. Ogni giorno un nuovo attentato, una nuova autobomba, il terrore di questi wahhabiti dell'Arabia Saudita, del potere crescente degli sciiti al loro fianco in una zona di enormi risorse petrolifere come quella del sud dell'Iraq. No, lei non va dalle risorse petrolifere, se vogliamo parlare di questo. La Turchia attaccata, lei faccia tutta l'Africa del Nord fino al Congo, vedrà in ogni villaggio una moschea pagata dai wahhabiti. Voglio dire, questo indipendentemente dalla guerra in Iraq, cioè le scuole coraniche, cioè mi pare che il ragionamento sull'Iraq si possa e si debba fare, ovviamente, ma usare lo strumento di dire se non ci fosse stata la guerra in Iraq il mondo sarebbe più tranquillo, io lo discuto. Poi discutiamo la guerra in Iraq, ma questa affermazione mi sembra gratuita. Con tutto l'affetto per il sottosegretario Mantica, stimo moltissimo il segretario, che fa un ottimo lavoro e deve difendere questa sera le scelte del proprio governo, è comprensibilissimo, però veramente guardando ciò che sta succedendo in Iraq, il baratro in cui siamo oggi, siamo in un baratro da cui è difficilissimo uscire, mantenere, se il governo italiano se mantiene questa posizione non dà nessun contributo oggi per uscire da questo baratro. O si riconosce che questo è stato un errore, ed è stato un errore, sottosegretario, ormai è riconosciuto da tutti, veramente da tutti, non è stata accettata questa guerra. Non ricorreremo all'argomento dei sondaggi, perché non fa chic, l'opinione pubblica, come sa, non è stata accettata l'occupazione, non è stata accettata. Allora, o ci rendiamo conto di questo e si corregge il tiro, se no l'Italia non darà nessun contributo per uscire da questa situazione, che è gravissima. Queste affermazioni, voglio dire, hanno un valore. Se però facciamo un ragionamento anche non della Polaroid, ma di un film. Allora, voglio dire che oggi si sia arrivati tutti, e noi spingiamo da una vita, a un cambiamento di strategia, perché stiamo parlando di presenze multilaterali, parliamo di ONU, parliamo di NATO. Mi pare che noi avessimo parlato, ci vuole una risoluzione dell'ONU, lavoreremo perché le truppe siano della NATO. Cioè, voglio dire, mi pare che sia chiaro, di questo discutiamo, come saremo in Iraq dopo il 1° luglio. Abbiamo detto che c'è un governo legittimo iracheno, ci dovrà essere. È stato Brahimi a dire che le elezioni in Iraq si fanno al 2005. Io sono della teoria, che è una chiave di lettura particolare, che molte delle fibrillazioni che oggi avvengono e che dureranno, a mio modesto parere, non sono uno scienziato della politica estera, ma credo di capire qualcosa, purtroppo fino al 30 giugno, perché come si fa a formare il nuovo governo, visto che non c'è un'assemblea, non ci sono le elezioni nei comuni, al Sadr come fa a trattare un posto da ministro per lui se c'è solo al-Sistani seduto al tavolo? Perché poi questo è anche il modo di essere di una realtà drammatica, che però non ha neanche sfogo in questo. Così come quando si va a chiedere facciamo le elezioni, io non ho problemi se qualcuno sa chi sono gli iracheni, perché questo poi è l'altro problema di quando sento affermazioni. Con questo non vuol dire che era giusta quella. Io sostengo che politicamente era corretta. Possono aver sbagliato, credo sia stato il primo a dire che sono stati fatti un'infinità di errori. Io credo di poter dire con grande tranquillità che mai si è visto al mondo che uno mette 450.000 giovanotti che sanno usare le armi in mezzo a una strada in 3 giorni. Bastava guardare come si fanno i golpe in Sud America per capire come si fa a cambiare un esercito. Insomma. Però, quindi questo è un errore obiettivo. Ma quello che è più importante e che si è capito anche da parte degli Stati Uniti che l'intervento unilaterale ha respiro corto. Stiamo lavorando tutti per la risoluzione dell'ONU. E torno a dire, attenti, non perché l'ONU sia la sanatoria di tutti i mali, bisogna metterci d'accordo cosa vuol dire. Non è che cambiando il cappellino e mettendo ai soldati il cappello blu cambia il mondo. Allora, qual è il ruolo dell'ONU? Qual è il ruolo del governo iracheno? Qual è il ruolo delle forze di sicurezza? Questi sono i temi.
ripeto. Mi lasci fare una battuta su quanto siamo fortunati noi che facciamo un mestiere diverso dal suo, facciamo i giornalisti o gli opinionisti o i professori, gli studiosi, e non abbiamo quindi delle responsabilità di rappresentanza politica da difendere. Lo dico pensando a Ernesto Galli della Loggia, che sul Corriere della Sera, dopo aver mantenuto le sue posizioni molto severe nei confronti dell'Europa, perché non le ha cambiate, molto dure nella denuncia della nostra rimozione del terrorismo islamico, però può permettersi, dopo aver scritto la lezione americana all'Europa qualche giorno fa, di scrivere sul Corriere della Sera: quel che sta accadendo in Iraq dimostra l'errore commesso dagli americani e da molti altri, a cominciare da chi scrive, nell'aver creduto che la guerra a Saddam potesse servire come un segnale politico forte contro il terrorismo islamista. È uno che dice: l'avevo creduto e mi sono sbagliato. Poi naturalmente ha altre cose da dire e magari non tutte comode per la mia parte. Io non devo difendere, però... io voglio dire, se fossi qua anche come senatore Alfredo Manti, che è indipendente dal governo, ribadirei che sono assolutamente convinto che al di là del modo unilaterale, quella guerra o quella posizione, anche perché, mi scusi, e questa è un'altra, poi chiudo, giuro non parlo più, la guerra è sbagliata, benissimo. Qualcuno anche adesso fa delle posizioni... La guerra in Iraq è sbagliata. Stiamo parlando di questo. Io voglio dire, ok, quale alternativa è stata presentata? L'esilio di Saddam Hussein. Non conosco altra alternativa. Allora, quando uno ha la forza di dire questo è sbagliato, deve avere anche la forza di dire perché questa è la strada giusta o la strada, secondo me, corretta. Quando noi diciamo, e ritorno a Israele e Palestina, nel momento in cui condanno Israele, rivendico di aver detto a un ministro degli esteri di un paese arabo: non c'è progettualità del mondo arabo sulla Palestina. Forse, cioè, posso risponderle, forse sarebbe stato più ragionevole, come credo Tony Blair abbia tentato inutilmente, mettere al primo posto l'accordo tra palestinesi e israeliani. Sono e dopo, ma tutti speravamo, mi consenta, l'ha detto lei prima, tutti speravamo che l'allentamento della tensione consentisse anche a Israele di rivedere un attimo i rapporti. Penso solo alla Siria e alla pace sul Golan, che forse si potrebbe Marco fare. Calamai. Qui io vorrei dire rapidamente due cose. Dimentichiamo per un attimo come è iniziata la guerra. È un discorso che ci porterebbe molto lontano. Io qui, ecco, devo dire che il governo italiano ha fatto, diciamo, un gigantesco errore quando ha partecipato alla divisione di un'Europa che avrebbe potuto dare un contributo unitario a tutta la vicenda, diciamo, irachena. Si vede la Francia, e qui c'è un errore gravissimo che implica anche una grandissima sottovalutazione dell'importanza delle Nazioni Unite. Comunque prendo atto del fatto che finalmente da parte del governo italiano, come da parte di Bush, credo che il fatto non coincida casualmente, si comincia a riscoprire l'importanza dell'ONU. Ma quello che a me interessa dire è che, oltre all'errore della guerra, è stata esportata e portata avanti in tutto il mondo una gigantesca bugia. Cioè si è detto: noi esportiamo la democrazia in Iraq. Bene, io ho scritto su questo un diario in cui racconto giorno per giorno come il popolo iracheno, sono più chiaro, il popolo sciita di Nasiriya, lamentava progressivamente la totale mancanza di una dinamica democratica nella provincia di Nasiriya. E sono molto preciso. Ma se lo sai, sono molto di me, preciso. Che voi andavate a trattare con il sindaco e il consiglio comunale, questo, potevate trattare con gli sceicchi, perché esistono ma lo trovo assolutamente normale. Posso finire? Sì, per favore, perché voglio toccare un punto fermo. Io posso anche capire che in una fase iniziale è stato costituito a Baghdad un governo provvisorio iracheno con tutti i limiti, ma comunque con un tentativo di rappresentare la complessa società irachena. Quello che per me è incomprensibile è perché Bremer, e cioè gli americani, hanno impedito a tutti, ivi compresi gli italiani, caro sottosegretario, di eleggere un consiglio provinciale a livello di ogni provincia. Lei sa perfettamente che addirittura il Washington Post, 2 mesi fa, ha mandato un brillantissimo giornalista americano, il corrispondente a Baghdad, a Nasiriya, il quale ci ha raccontato con una serie di articoli che per colpa degli americani e quindi agli occhi degli iracheni, per colpa degli italiani, non si facevano le elezioni di questo consiglio provinciale. Scusi, quindi la democrazia non si è voluta, si è voluto cooptare alcune persone amiche, ma non si è fatta la democrazia. Lei può raccontare un episodio ancora più significativo, che qualche giorno prima dell'attentato, e lei lo racconta meglio di me perché c'era stato un po' di clamori nella piazza di Nasiriya, qualche perturbativa che aveva anche preoccupato i carabinieri. Questo, se non vado errato, perché era arrivata una società di consulenza americana al comune di Nasiriya che aveva fatto i conti, dice: questo lo licenziamo, qui c'è troppa gente, eccetera.
o qualcosa del genere. Allora io rispondo dicendo che è vero, però voglio dire che il signor Bremer aveva deciso che il bilancio dei consigli municipali, alcuni dei quali sono stati eletti perché c'è stata una forte spinta degli sciiti ad eleggere i municipi, bene, il bilancio per l'intervento del municipio nel territorio, parlo di territori con 150-200 mila abitanti, era, sottolineo e credo che sia tuttora, di $800 al mese. Quindi a cambio attuale 700 euro al mese. Io vi chiedo a voi italiani che conoscete molto bene il mondo dei municipi di questo nostro grande paese come sia possibile gestire. Ma non c'è dubbio che se c'è qualcosa che è caduto, adesso dobbiamo interromperci di nuovo, ma se c'è qualcosa che è caduto in questi mesi di caos in Iraq è l'illusione che quello fosse il luogo della esportazione della democrazia. È caduto più che il disegno americano, il disegno di Blair, della guerra umanitaria, della guerra di sinistra contro un totalitarismo. Caduto anche Kushner. Questo non la vogliono fare la democrazia. Calamai dice che non la vogliono fare o forse era impossibile. Perché hanno paura delle elezioni, esprimano un organismo diverso. Anche un prossimo governo iracheno eletto non avrà mai la sua legittimità. Ma non volevano le elezioni. L'altro giorno, adesso andiamo davvero in pubblicità, ma tanto per capire quanto è difficile la situazione, no? Un uomo che appunto anche appartiene ai liberal americani, come lo scrittore e commentatore di Newsweek Farid Zakaria, ha di recente sostenuto sul suo giornale: non possiamo puntare su altri in Iraq che sull'Ayatollah al-Sistani. No. Aspetta, sì, ha detto proprio così. Sì, però, la cosa, naturalmente, io porto grande rispetto per l'Ayatollah al-Sistani, ma trovo singolare anche, e paradossale e anche un po' buffo, se mi permettete, che un liberal laico statunitense punti tutto su un Ayatollah. Mi ricorda altri tempi in cui si puntò su altre autorità religiose e poi non andò tanto bene. Vuol dire che di nuovo ricorriamo, allora, è la cosa di cui si lamentava Galli della Loggia in quel bell'articolo, no? Galli della Loggia diceva: siamo ancora al punto di doverci rivolgere soltanto alle autorità religiose. Ma perché? Perché? Perché Galli della Loggia, come Zaccaria, sostengono la stessa cosa, è il grande punto di domanda. Esiste, con rispetto per i nostri amici iracheni, esiste un concetto simile a quello che noi definiamo società civile nel mondo arabo in Iraq? No, ma lasciami seminare Zaccaria tra di loro. Libro, non un articolo. Vittorio, ha scritto un libro su questo. In un'altra trasmissione a cui lei non partecipava, io ho chiesto, faccio la spia proprio, sono cattivo, Zaccaria, ho chiesto a Yunista Ufik, ma tu saresti felice di vivere in un Iraq governato dal partito dell'Ayatollah al-Sistani? E lui ha detto Ma neanche di un Ayatollah sunnita. Neanche di un Ayatollah sunnita, giustamente. Siamo a questo punto. Un dittatore con un Ayatollah, insomma. Cerchiamo però solamente di capire bene chi è l'Ayatollah al-Sistani. Ci arriviamo subito, glielo prometto. Perché appunto nei sei primissimi mesi di cambiamento in Iraq non si parlava dell'Ayatollah al-Sistani, non si sentiva neanche parlare di lui. E poi lui stesso si è fatto appunto sentire e quindi si sente parlare di lui proprio nel momento in cui c'è stato il primo piano di Bremer, in cui bisognava innanzitutto votare per avere una costituzione in Iraq, quindi prima dell'accordo del 15 di novembre. Bisognava quindi votare per arrivare alla Costituzione in Iraq. Ebbene, lui si è fatto veramente sentire, si è fatto ascoltare, chiedendo appunto che questa stessa Costituzione potesse essere creata da un comitato eletto dagli iracheni. E quindi è proprio lui stesso che ha introdotto questa nozione di elezione nel campo politico in Iraq. Senta. E è proprio questo il punto, è proprio questo il momento in cui gli americani si sono opposti alle elezioni. Poi solamente dopo si è fatto sentire ancora, si è riparlato di lui, perché ha chiesto all'ONU di intervenire in Iraq. Io guardando Tatiana Botulin, la fermo un attimo. La fermo un attimo. Io voglio darle atto di una cosa. Se Tatiana Botulin mi aiuta a confermarla, perché è molto più esperta di me, e anche Taufik. Riconosciamo le differenze notevoli tra la scuola religiosa di Najaf, rappresentata oggi da al-Sistani, Najaf che è la città dove pure l'Ayatollah Khomeini visse a lungo prima di andare a Parigi e prima di diventare il fondatore, diciamo, del nuovo Iran
fondamentalista. Non solo, è il centro più antico. Il centro più antico degli sciiti. Cioè, noi riconosciamo la differenza di una scuola teologica che non crede nella teocrazia, cioè l'Ayatollah al-Sistani non vuole comandare lo Stato, a differenza di Rafsanjani, per dire, a differenza degli Ayatollah iraniani. E questo, diciamo, ci fa piacere, ci tranquillizza fino a che punto? Fino a che punto, visto che lo stesso Ayatollah al-Sistani ha invitato gli sciiti a raccogliere firme contro la bozza di Costituzione considerata probabilmente... Ma lui vuole innanzitutto delle garanzie per la maggioranza sciita, che ricalcano poi tutta una tradizione di magistero sciita, delle autorità sciite, che sono sempre state storicamente contrarie, lo erano ai tempi del 1920 e lo sono adesso, lo sono ancora di più dopo un destino di marginalizzazione che è stato quello che loro hanno vissuto per tutto il secolo, sotto per cui sotto Saddam soprattutto, per cui quella è una reazione assolutamente naturale. In più il ruolo di Sistani è diventato quello che è dopo gli omicidi di altri Ayatollah molto importanti che sono stati proprio nel periodo Khoi e anche dell'Ayatollah al-Hakim, per cui adesso Sistani è diventato una figura assolutamente preminente, anche perché altre figure su chi si era puntato, ad esempio i vari Chalabi, hanno fatto vedere di non avere alcun retroterra, per cui figure come Sistani ne hanno. Lasciatemi però dire, andando in pubblicità, che se siamo al punto di aggrapparci tutti quanti con le nostre speranze a un Ayatollah, lo dico con tutto il rispetto, non siamo messi tanto bene. Ecco. Pubblicità, dopodiché, Jeff Israeli non è ancora intervenuto, è il nostro amico americano corrispondente del Time, e andiamo a vedere se si è verificata, se si sta verificando dopo la sconfitta, dopo l'errore o gli errori compiuti, una svolta significativa nelle posizioni di Blair e di Bush, che sono i due grandi protagonisti di quella scelta, per me sciagurata, di andare un anno fa all'attacco dell'Iraq. Tra pochi istanti. Davvero curiose in questo mondo sconquassato le oscillazioni cui è soggetta l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un anno fa, strappata, vilipesa dai neocon americani, arrivava il messaggio: finalmente abbiamo fatto fuori questo manipolo di stati non democratici che volevano impedirci di agire nell'interesse della sicurezza e della democrazia nel mondo, fuori dai piedi. E se il nuovo governo iracheno non vorrà trattare con chi ci disse no all'intervento, per esempio con la Francia, farà solo bene. Ricordo sempre questa citazione dal libro di Parsi del solito Daniel Pearl. E adesso, un anno dopo, siamo tutti lì a osservare questo ex ministro algerino, Lakhdar Brahimi, muoversi tra Baghdad e l'Europa e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, con aggrappati alla speranza che torni in gioco lui con Kofi Annan. Tutto da rifare così in fretta. Il nostro ridisegno degli equilibri parsi. No, credo che l'America si sia reso conto, quello che sostenevamo noi fin dall'inizio, cioè che la forza militare è importante, l'appoggio degli alleati altrettanto. Però lasciami dire una cosa sulla democrazia e paesi, in Iraq in questo momento e i paesi arabi. In questo momento purtroppo la scelta rispetto alla democratizzazione dell'Iraq si risolve su due punti sostanzialmente: o concedere delle elezioni il più presto possibile e quindi concedere una forma elettorale che riconosca i rapporti di forza sostanzialmente, quindi delle elezioni molto poco democratiche dal punto di vista occidentale, oppure lavorare per instaurare la democrazia davvero in Iraq attraverso lo Stato di diritto e compagnia cantante, ma questo richiede tempi molto più lunghi e allontana le elezioni. Le scelte plausibili sono queste due. Ti dico un'altra cosa. L'ONU propone gennaio 2005 per le elezioni. Sì, che è dopodomani sostanzialmente, un tempo molto ravvicinato comunque, non puoi pensare che se avessi ragione... La funzionaria, che se non sbaglio è italiana, che sta lavorando per il censimento, per l'organizzazione pratica di queste elezioni, dice che bisogna decidere entro 6 settimane se si vogliono fare nel gennaio 2005, perché se no non si fa più in tempo. Quindi, data questa scelta secca di realtà, io non sono d'accordo con chi dice comunque che nel mondo arabo non ci sia possibilità di far attecchire la democrazia. Però credo che noi dobbiamo dismettere, dico noi occidentali, un'abitudine mentale, che siamo convinti che democrazia significhi secolarizzazione, stato laico. Questo è un errore della sinistra, quanto della destra, quanto dei neocon. La democrazia nel mondo arabo deve andare oltre la soluzione che abbiamo trovato storicamente, che è stata la secolarizzazione e la laicizzazione. Se non troviamo questa cosa qua, è inutile che parliamo di esportare la democrazia. Lo dico con la massima
speranza che possa invece essere costruita una democrazia in quel posto, nel mondo arabo. Ma togliamoci dalla testa che passi attraverso lo Stato laico, secolarizzazione, perché questo non fa parte di quelle, dei prerequisiti, secondo me, della società civile. Quando, e finisco, Galli della Loggia dice in Iraq secondo me non c'è società civile. Lo dice perché ha in mente la società civile come la concepiremmo noi in Occidente. E allora con i nostri parametri non c'è, è ovvio. Ma se riusciamo a costruire un concetto che tenga conto di quella tradizione, possiamo costruire la democrazia, e allora chissà che forse, tanto per non apparire troppo conciliante, perché non lo sono, allora chissà che forse nel lungo periodo questo conflitto non sia stato invece un conflitto utile per quello scopo, nel lungo periodo. Scusate, io credo che in Iraq esista una società civile, il problema è che non è facile darle la possibilità di esprimersi, perché in realtà è tutto un po' caduto dall'alto e quindi molte persone non hanno avuto la possibilità di esprimersi, ed esiste ed è vitale e deve solo avere la possibilità appunto di esprimersi e di fare cose. Noi lavoriamo con ONG, associazioni, esistono partiti, esistono gruppi di donne, il problema è che molte cose vengono decise a tavolino. Ecco, c'è un altro problema però che dobbiamo almeno a quest'ora della sera dire con franchezza a tutti quanti, ed è la ragione per la quale io insisto tanto su quel concetto della guerra sbagliata, non perché abbia bisogno di rivincite o di fare il pignolo, ve l'avevamo detto che la parte è sempre degli antipatici, ma perché se vogliamo evitare di prendere in giro chi ci guarda, chi ci ascolta, dobbiamo dirgli che non c'è una soluzione immediata felice. È una gran balla che il signor Brahimi, prendendo in mano lui la cosa, la risolva in 448. Non è vero. Non è vero che sarà un periodo felice, il prossimo periodo per l'Iraq. Non è vero che se mettiamo dei soldati del Marocco e dell'Algeria al posto dei soldati americani, a parte il fatto che non è possibile tecnicamente, però che nel giro di poco tempo cesserebbero gli attentati. No, gli attentati riprenderebbero contro le Nazioni Unite, come già ci sono stati, come sono stati contro la Croce Rossa. Cioè l'Iraq va incontro ad alcuni anni ancora terribili. Questa è la verità che si può dire alle 23:04 della sera. E allora probabilmente è importante per gli iracheni sapere come è cominciato tutto questo e se quell'errore produrrà o no delle conseguenze. Per esempio, qui chiedo anche a Jeff Disraeli, se questa opinione ormai diffusa che sia stato un errore potrà avere un'influenza importante nelle elezioni americane, cioè se potrà davvero cambiare non solo la linea degli Stati Uniti, ma anche la leadership degli Stati Uniti, e lo stesso in Gran Bretagna. Ma sicuramente oggi è più possibile di 2-3 mesi fa già. La situazione con Kerry come candidato, lui ha votato in favore della guerra, così lui non può sostenere che la guerra nel complesso è un errore. E come è venuto, e come dopo guerra è avvenuto. E così per questi prossimi 7-8 mesi tutto dall'America sarà visto in questo quadro della campagna quindi tu elettorale. Non credi che gli americani, se cambiassero o se stanno cambiando, se stessero cambiando idea sulla guerra in Iraq, sceglierebbero Kerry al posto di Bush? Assolutamente no, è una questione della gestione in questi prossimi mesi, è una questione dei candidati stessi, chi sarà quello di andare avanti con questa guerra, con questa situazione lì. Non è in ballo in America il ritiro delle truppe, non è in ballo la guerra in sé, la caduta di Saddam, è un fatto vero che conta ancora. Allora, io ti propongo, se ti fermi un attimo, al regista Michele Mali di invertire l'ordine dei servizi rispetto alla scaletta che avevamo previsto, cioè di mandare per primo, ma poi vedremo subito anche il servizio su Blair, quello che Anna Boiardi ha realizzato appunto sull'America che ci ripensa e sul trauma che questa situazione, che lo stesso Ramsell ha definito non prevista e non prevedibile, perché ha comportato anche una quantità di perdite umane tra
soldati statunitensi altissima nel mese di aprile, e non possiamo dimenticare quando citiamo queste cifre, e non possiamo dimenticare quando citiamo il nostro Fabrizio Quattrocchi e i 19 carabinieri e soldati italiani di Nassiriya, che nel frattempo sono morti anche circa 15.000 iracheni da che tutta questa storia è cominciata. Non facciamo due pesi e due misure, ecco. E ricordiamo che in quella società ha un peso, io credo, la morte di migliaia e migliaia di persone nel corso di quest'anno. Ma intanto in America la conseguenza qual è? Anna Boiardi. Il tabù è spezzato. L'hanno pronunciata. Usata come lama nella carne ferita dell'America. L'hanno sputata come veleno, la parola proibita, la V-word. Come in Vietnam, in Iraq come in Vietnam. Lo dice un senatore, un Kennedy. L'America ascolta, ammutolisce e guarda. Vede spettri del passato come inconscio sfilare. Reagisce l'America ai suoi spettri. Reagisce nei giornali, adesso critici. Nei sondaggi, molto meno favorevoli al presidente dell'11 settembre. Quel presidente che aveva un piano, I have a dream, vincere l'Iraq, l'economia e le elezioni. Il piano si è complicato. L'economia, quella sì, è in ripresa. Ma l'Iraq? Quagmire, pantano. Kerry contro Bush, 46-42, battuto ad oggi. L'America reagisce, anche dalle colonne del Weekly Standard, giornale neocon. Vinci ora, ora vinci, presidente. Non è tempo di costruire ospedali, di fissare termini fasulli al 30 giugno. Deadline ipocrita timbrata a Nantes. L'ONU tanto non tornerà, né l'Europa dirà mai che abbiamo fatto bene a fare questa guerra. È tempo di vincere. Win. Now. Peace. Now. Fanno eco i democratici. Quelli più radicali, quelli che non stanno neppure con Kerry. Loro alzano i toni, mandano in rete il ritratto di Bush, nella carne tutti i soldati morti, e lanciano l'anatema. Fanculo, Bush. Ti avevi promesso la pace in Medio Oriente, ma hai firmato un'altra intifada. Tu e i tuoi discorsi, mantra ipnotizzanti, non li beviamo più. Fanculo i Balkans, gli ago maledetti delle filosofie utopiche e decadenti che ci hanno portato ad una guerra con le bugie. Fanculo, presidente Bush. Dall'ultimo sondaggio Time CNN, la maggioranza degli americani vuole il ritiro delle truppe. Effetto Zapatero? No, l'Iraq non sarà il mio Vietnam, giura Bush alla nazione in prima serata. Il suo piano perfetto ora va cambiato, prima che il dubbio di tutta l'America sia quello di Spielberg. Sto con i nostri soldati. Ma questa guerra non è stata fatta per necessità, è stata fatta per scelta. E questo mi rattrista. L'America guarda, giudica, voterà. Per ora sceglie la sua miss, bella, colta, perfetta, che alza lo scettro, il bicipite lucido e rassicurante. La guerra è giusta, noi la vinceremo. Infatti la vera domanda, lo dico a Israeli, ma lo chiedo anche agli altri, non è tanto se l'America possa cambiare linea. Lo stesso John Kerry ha detto: se sarà necessario mandare più soldati in Iraq, io appoggerò l'idea di mandare più soldati. E in effetti già hanno deciso di fermare 20.000 militari per un periodo più lungo di quello previsto. La vera domanda è un'altra, cioè se questa America disorientata, perché l'America è oggi scossa, disorientata, potrà essere trascinata dall'Europa su una posizione diversa, oppure no? Se potrebbe essere portata a cambiare linea da un atteggiamento che non è quello di Blair, che non sembra aver concluso molto a Londra, ma degli europei, per rientrare nel gioco. Non credi? Io direi di no. Dopo l'attentato di Madrid e l'elezione di Zapatero,
i sondaggi per Bush si sono alzati un po'. E c'è ancora l'idea in America che gli europei non fanno sul serio, non sono capaci di gestire il mondo, di fare parte della gestione. Ma intanto, Jeff, prima c'era un ministro degli esteri spagnolo che si chiamava Ana Palacio, che era filoamericana, adesso c'è un nuovo ministro degli esteri spagnolo che si chiama Moratinos e che non è filoamericano. Hanno cambiato, è vero, De Villepin, i francesi hanno messo un uomo, pare, più capace di dialogare per preparare la visita di Bush in Francia nel prossimo giugno, l'incontro di nuovo con Chirac, ma insomma l'America dovrà dare qualcosa a questa Europa che rischia di scapparle di mano. Oggi abbiamo avuto un rappresentante del governo italiano che non credo che un anno fa avrebbe con la diciamo franchezza con cui l'ha fatto stasera espresso delle critiche alla politica americana in Iraq, ed è un governo di centrodestra. Sì, ma non... dice che il microfono è più vicino. No, e l'Europa è importante, il pubblico americano vuole l'Europa di fare la parte, però e questo forse è la questione dell'elezione, e Kerry già l'ha detto che è importante, però la svolta deve succedere lì, in America, che questa coscienza cresce. Non che l'America aspetta che l'Europa fa leadership di questo cambiamento. Comunque anche Paul Kagan, per tornare alle citazioni libresche, insomma, che era, come tu sai, era il mentore dell'America muscolare versus l'Europa flaccida. Quello che diceva che noi siamo Venere e loro sono Marte. Anche lui ha detto che fosse stato un errore. Sta venendo su posizioni che sono quelle più nostre, però... Ha fatto come Galli della Loggia, ha dichiarato che forse è stato un errore cominciare dall'Iraq. Direi che ha fatto una cosa più importante ancora, ha riconosciuto che l'alleanza tra Europa e Stati Uniti è l'elemento senza il quale nessuna soluzione di nessun tipo è possibile. Però attenzione che il richiamo dell'ONU in partita è una cosa che è molto importante, soprattutto per i rapporti intraoccidentali, soprattutto per noi che stiamo fuori dall'Iraq. Non sarà un cambiamento radicale per l'Iraq, sono d'accordo con te. Certo, è una premessa perché possa esserci un cambiamento, ma in questo momento tutti stanno lavorando, sia negli Stati Uniti sia in Europa, per far rientrare l'ONU, per saldare la spaccatura, perché ci sia finalmente, questa volta in positivo, non per far cadere Saddam, ma per sostenere un nuovo Iraq, la comunità internazionale che complessivamente lavora su questo obiettivo, non solo militarmente. Infatti anche non è soltanto questione di Nazioni Unite. Oggi, se qualcuno ha letto con attenzione la lettera che Ciampi, il nostro Presidente della Repubblica, ha mandato al Presidente della Commissione Europea, cioè a Prodi, in risposta col messaggio di solidarietà, non era una cosa banale di convenevoli, perché a un certo punto gli diceva bisogna, dentro a questa crisi, non solo dare più spazio alle Nazioni Unite, ma dobbiamo approvare immediatamente la Costituzione Europea e poi andare alle Nazioni Unite, e non soltanto nella sua Assemblea Generale, ma nel Consiglio di Sicurezza, con una posizione come Unione Europea. Cioè Ciampi oggi ha dato una linea. Cioè, mi dispiace, secondo voi la Francia rinuncia al veto? No, io sto dicendo adesso pure, quando vedete, sto dicendo film, adesso la linea proposta da Ciampi. So benissimo che Berlusconi ha detto che non è verosimile approvare la Costituzione Europea. Che coincide praticamente con le cose che dice Zapatero. Cioè Ciampi oggi ha detto delle cose molto simili a quelle che dice Zapatero. Quando lo dice la Presidente dell'Unione Europea, ricordo, esiste una posizione che chiede una rappresentanza dell'Unione Europea in Consiglio di Sicurezza. No, è verissimo. È verissimo. Il problema sarebbe, io che credo, se restano prezioso la Francia e l'Inghilterra con il loro diritto di veto, è ovvio che non sarebbe una rappresentanza dell'Unione Europea. Sì, però, sottosegretario, ha ragione. D'altra parte, però, e sono d'accordo in punto di realismo, non si può pretendere che Francia e Inghilterra dismettano il simulacro del loro progetto. Però non si può chiedere la riforma del Consiglio di Sicurezza per il futuro, mantenendo i vincitori della Seconda Guerra Mondiale in 60 anni. Ma non credo che si debba chiedere questo. Forse bisogna discutere. Siamo completamente d'accordo. Ma Ciampi sta chiedendo che gli europei si accordino sulle cose. E io voglio tornare alla questione Iraq e voglio tornare anche ai nostri connazionali che oggi rischiano la vita perché sono tenuti in ostaggio. Io vorrei chiudere questa pagina di riflessione internazionale con il servizio
che ha realizzato Francesco Esposito su quello che secondo me è davvero il grande sconfitto di questa fase, cioè Tony Blair, perché lo stesso fatto di stasera, cioè l'omicidio di Rantisi, l'omicidio mirato da parte degli israeliani del leader di Hamas, è proprio, come dire, il suggello del fallimento del tentativo di Blair di costruire un interventismo democratico occidentale che tenesse insieme le due sponde dell'Atlantico. Vediamo come, diciamo, liquida, ahimè, la pratica Blair da questo punto di vista, Francesco Esposito. Dopodiché andiamo direttamente in pubblicità per tornare a concludere l'infedele sull'Iraq. Ieri Tony Blair è volato a Washington per quella che qualcuno ha definito la missione diplomatica più importante della sua vita, dove in gioco non c'era soltanto la faccia del leader europeo più dotato di fascino e di carisma mediatico. Dopo lo scandalo delle armi di distruzione di massa non trovate, dopo il sostegno popolare alla sua politica estera crollato al 19%, mentre l'Iraq delle rivolte sciite sembra ogni giorno di più fuori controllo. In gioco c'era lo stesso ruolo storico di Tony Blair, quello di una sinistra capace di guidare la guerra contro la nuova barbarie del terrorismo islamista, senza rinunciare all'ambizione di fare da ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Blair potrà tornare al numero 10 di Downing Street, vantandosi di aver ottenuto un grande risultato. Nel giardino della Casa Bianca, George Bush ha aperto al piano dell'inviato di Kofi Annan in Iraq, Lakhdar Brahimi. Ma in cuor suo non può fingere e sa che questo è il momento più difficile della sua carriera. Blair vive il dramma di un uomo che ha avuto l'ambizione di lanciare scommesse forse troppo impegnative. Stare con gli Stati Uniti contro Saddam Hussein, ma per ragioni umanitarie. Fiancheggiare la politica estera unilaterale di Bush, ma per lanciare un'ambiziosa agenda di riforma in Medio Oriente e garantire un futuro ai palestinesi. Oggi si trova a fare i conti col pantano iracheno e a rilanciare la roadmap dopo che Bush ha scelto di ridisegnare con Sharon i confini di Israele, senza consultare Europa e Russia, ma soprattutto senza consultare i palestinesi. Come nel 1999, dopo la pulizia etnica in Kosovo, Blair ha tentato di convincere la sinistra mondiale che la guerra può essere un obbligo morale. Ma oggi il successore di Bill Clinton alla Casa Bianca è un petroliere texano e la guerra in Iraq appare sempre di meno una guerra progressista. Forse rialzerà la testa Blair, perché è un combattente politico vero e orgoglioso, ma fino ad oggi, anche tra i Labour, il suo antico fascino sembra ridotto a quello di cagnolino di George W. Bush. In Iraq è notte fonda per ragioni di fuso orario in questo momento, e questo mi fa, credo ci fa, tirare un piccolo sospiro di sollievo, nel senso che è passata un'altra giornata senza notizie orribili, e questo implicitamente sembra smentire quella voce incontrollata di ultimatum con quella scadenza feroce delle ogni 48 ore. Lo dico pensando a Salvatore Steffi, a Umberto Cupertino, a Maurizio Agliana. Quindi evidentemente anche quei segnali di tregua sul campo, Fallujah, Nayaf, questi inviti alla calma, sembrano prefigurare una situazione nella quale la politica, la diplomazia, la trattativa possa ancora avere qualche spiraglio per la sorte dei nostri ostaggi. Posso dire io, ho una fonte di primo livello che credo possa essere attendibile, credo che di poter dire questo, che in questo momento c'è un ottimismo motivato, cioè non è un ottimismo della volontà, ma si sta facendo un vero e proprio pressing in queste ore su canali che sembrano permettere di arrivare a delle soluzioni positive. Dico questo perché da quello che si è capito, il gruppo che ha in mano questi nostri fratelli è un gruppo che è probabilmente di criminalità comune, a cui Al-Qaeda ha proposto e ha ottenuto una specie di guida politico-mediatica. Quindi agendo
in qualche modo sui capi locali, sui capi religiosi locali, su allettamenti di vario genere, sulla convenienza, anche sull'immagine che guadagnerebbero i leader locali, verso cui gli italiani hanno molti crediti. Questo è quello che io so, c'è stata una presenza italiana che è durata, ci sono stati dei rapporti che sono durati e che sembrano promettere bene. Questo è quello che so, e quindi non credo che il presidente Ciampi o il presidente Berlusconi abbiano espresso a caso un certo ottimismo. Hanno delle notizie e credo che queste notizie, voglio dire, come si dice, io evitando degli entusiasmi, non è un ottimismo della volontà, ci sono elementi, ecco, questo è quello che so io e credo di poter dire. Speriamo davvero che tu abbia ragione. Tu hai citato Al Qaeda che potrebbe, come dire, usufruire di questa. Questa è la speranza, perché se sono Al Qaeda è inutile pensare che si possa ottenere qualcosa, mi spiego? Cioè, se questo gruppo è Tukur, quelli che sappiamo, quelli che hanno fatto Madrid, eccetera, eccetera, allora c'è poco da pensare. Ma che si possa trattare. Ma nessuno sa neppure bene che cosa Al Qaeda sia e se non raccolga semplicemente una rete, come dice la sua scrittura. Di sicuro c'è con loro qualche arabo comunque, cioè, con diciamo, questo gruppo. Cosa vuol dire qualche arabo? Di quelli che sono entrati in Iraq prima della caduta di Saddam. Non iracheno. Non iracheno. Diciamo che c'è, ascolta. Che provieni dall'Italia, ascolta. Conosci la realtà italiana. Sì. Io ci credo sono che 90% di componenti di questi gruppi che sono a base manovalanza locale, orientamento criminale, un 10% invece politicizzati, che cercano di avere la regia mediatica e fanno i comunicati, eccetera, eccetera. Io credo che sia possibile giocare, si pensi questo, giocare su questa differenza di origine, su una differenza anche di interessi, sul fatto che per fortuna gli uomini non sono fasci tutti uguali, la categoria tale. Persino la corruzione, come a volte è una cosa, sì, utile, l'incoerenza. Chiedo scusa, vediamo che loro comunque sequestrano, poi io rilasciano, che vuol dire? Vogliono far conoscere. Tutti criminali, mi raccomando, mi sono persone che sanno combattere l'origine, e che sanno agire, per cui hanno come origine sicuramente o l'esercito iracheno o i fedaini di Saddam, non sono qualsiasi, sanno usare anche i mezzi di comunicazione, se hanno preso i giapponesi poi li hanno lasciati perché in Giappone sono state di manifestazioni e loro vogliono che questo accada negli altri paesi. Loro speravano in manifestazioni in Italia di pressioni politiche, così in altri paesi. Poi scappato il morto, si vede che questo gruppo che ha in mano gli italiani è diverso comunque dagli altri, qui non bisogna mischiare. E poi i grandi attentati del Qaeda sono quelli di Kamikaze, che oggi non ci sono più da quando è scoppiata la faccenda di Fallujah, il che vuol dire, come dicevamo Onashin prima, si sono spostati tutti a Fallujah e stanno combattendo, oppure hanno perso qualche sostegno per il momento. Qui infatti io volevo interpellare di nuovo Tatiana Buturlin. Il fatto che si citi Al Qaeda e che si faccia un riferimento quindi a una componente sunnita anche di queste organizzazioni terroristiche, sembra però così escludere un ruolo centrale anche nelle trattative per la liberazione dell'Iran. Domani arriva in Italia il ministro degli esteri iraniano Karazi, è certamente una visita comunque importante, ma insomma sembra che qui quella famosa saldatura di cui parlavamo prima nella cosiddetta resistenza, comunque nella rivolta armata tra sciiti e sunniti, non sia una realtà, diciamo, del scenario futuro. È una faccenda complessa perché ci sono due livelli. C'è un primo livello in cui questi diversi gruppi estremisti che si concretizzano poi in queste diverse forme di insorgenza possono avere una comunità di intenti, che è quella di liberarsi della presenza americana. Quindi è un primo livello, diciamo che è una specie di alleanza di interim, perché c'è un primo obiettivo. Poi c'è un secondo obiettivo che è diverso, perché è un obiettivo strategico a lungo termine, che è quello di avere una supremazia o comunque una preponderanza sull'altro gruppo, per cui gli sciiti marginalizzati contro i sunniti, che invece hanno paura di perdere il potere che hanno avuto. Dall'altra parte c'è un secondo livello, che è quello delle interferenze, appunto si parlava dell'internazionalizzazione della crisi irachena, interferenze straniere e quindi interferenze dei paesi vicini, che si tratti di Iran o di Siria, interferenze invece di gruppi terroristici
di matrice salafita tipo Al-Qaeda, Wahhabiti, eccetera, e di altre potenze regionali tipo l'Arabia Saudita, per cui bisogna sempre tenere presente che non vedrebbero certo volentieri un accrescersi del potere politico degli sciiti sul loro fianco orientale. No, assolutamente. E poi non bisogna dimenticare comunque la partecipazione e il consenso di una parte del popolo iracheno, perché questa forza che stanno usando gli americani, questa mano molto pesante, ha alimentato comunque il consenso popolare. Ci sono massacri in alcune zone. Io oggi ho ricevuto un appello del ONG che operano in Iraq, denunciano alcune violazioni, il bombardamento di ospedali, impedimento delle ambulanze di arrivare negli ospedali. C'è anche il fatto simbolico del bombardamento delle moschee che offende. Non solo, anche sono entrati nelle moschee di Abu Hanifa, hanno fatto saltare alcuni in aria alcuni uffici. Insomma, c'è una specie di... parlano della presenza di cecchini che mirano ai feriti che cercano di entrare nell'ospedale. Questo mi sembra poco verosimile se riguarda gli americani. No, quelli che i sabotatori che non sono non ci credo, non fanno parte dei Marines. Non ci credo. Però l'ospedale di Fallujah è stato evacuato e al loro interno si trovano le truppe spagnole. Stessa cosa a Najaf e Fallujah. E quindi allora, a Fallujah nei primi giorni di combattimenti non esisteva un vero e proprio ospedale. Gli unici centri di salute esistenti erano 5 centri primari, che si Primary Health Center, e un ospedale privato. Era proibito ai feriti uscire da Fallujah e la popolazione si è mobilitata per portare gli aiuti e noi siamo riusciti ad entrare appunto con un convoglio, con InterSOS, a portare medicine, ma facendo strade secondarie, passando per la campagna eccetera, perché Fallujah era completamente bloccata con i feriti bloccati dentro. La situazione che voi descrivete e che per fortuna in questi termini non si dà a Nassiriya, dove sono presenti gli italiani, ma che è devastante, perché gli italiani sono anche a Baghdad, sono altrove, gli italiani sono politicamente dentro a questa coalizione che agisce in Iraq, inutile nasconderci dietro un dito, però ci pone quest'ultima domanda: voi avete lasciato provvisoriamente Baghdad, ora ci spiegherete un attimo perché, brevemente, perché siamo in conclusione, ma è verosimile pensare che un ritorno in Iraq con un ruolo preminente delle Nazioni Unite anziché di Bremer, cioè Brahimi al posto di Bremer, per sostituire all'attuale consiglio ci vuole provvisorio anche Karzai, e Karzai Karzai per fare il modello afghano, appunto, dicendolo, per costruire magari un governo provvisorio del quale facciano parte tutte le componenti. È la prima ipotesi di Parsi, credo, ma che possa voglio dirvi funzionare. Una situazione di questo tipo non vedrebbe il ripetersi dell'orribile agosto di quest'anno, gli attentati contro le sedi delle Nazioni Unite, contro la Croce Rossa, perché contro le ONG stesse? No, noi siamo rimasti in Iraq anche dopo l'attentato dell'agosto, anche dopo l'attentato alla Croce Rossa, perché ci siamo sempre sentiti protetti dal nostro ruolo indipendente e neutrale di agenzie umanitarie. E allora perché avete ritenuto prudente evacuare oggi? Perché non c'è più spazio per l'azione umanitaria oggi in Iraq, perché l'aggettivo umanitario è stato abusato. L'intervento delle forze di occupazione non può essere definito umanitario, perché ricostruire le scuole e a riattivare i servizi di base sono dei doveri sanciti dalla Convenzione di Ginevra. Non è umanitario perché non è indipendente, perché non è neutrale. O non è umanitaria rispetto a un ingegnere? Sì, ma l'intervento umanitario deve essere neutrale. È una forza belligerante, non può chiamarsi umanitaria. Ha toccato un punto chiave qui, Gad, davvero. Lo spazio umanitario, l'ambito dell'azione umanitaria si sta restringendo sempre di più. Molta della colpa è anche dei media. Perché quando si definisce una guerra umanitaria, quando si definisce l'azione dei militari umanitaria, quando i militari stessi si mettono a fare azione umanitaria, ovviamente per la gente incomincia a essere una confusione enorme, enorme. L'abbiamo visto perfino in Afghanistan, i militari americani vestiti in civile. Non è il momento di generalizzare, è il momento di chiedervi se voi, e ripeto per l'ultima volta, la gente fa una grande confusione, non sa più chi siamo noi, ci confonde con i militari. Vi ripeto l'ultima domanda.
voi ritenete che la sostituzione di Paul Bremer, governatore in nome e per conto degli Stati Uniti, detta così sarebbe un insuccesso. Sarebbe un insuccesso, detta così, un semplice ritorno dell'ONU detto così, un insuccesso. La cosa è molto più complessa. O questa fase viene chiusa. Questa fase deve essere formalmente chiusa, non dico via gli eserciti, non dico, questa fase è stato un errore, è stata, abbiamo detto tutto prima, deve essere chiusa formalmente, con una decisione formale a livello di Nazioni Unite, ci deve essere un passo indietro, una cosa complicatissima, ma un passo indietro della coalizione deve essere fatto, per allora sì, tutti, non l'ONU che viene da solo con quattro funzionari, che sarebbe fallimentare, ma con una decisione complessiva dell'intera comunità internazionale che si assume ormai questa responsabilità, chiedendo un passo indietro alla coalizione, allora sì, l'ONU avrebbe forza e potrebbe... Abdulkarim, l'ultima parola della trasmissione, è d'accordo con questa idea? Un minuto se posso. Abbiamo parlato moltissimo della gestione disastrosa del dopoguerra, abbiamo detto che è stato un errore, veramente un insuccesso. Ebbene, oggi realmente l'Iraq è così diviso in due. Da una parte riconosciamo tutti quanti noi iracheni che l'Iraq è un paese in occupazione, occupato, l'ONU lo riconosce. Il mezzo per poter uscire da questa occupazione, ora qui abbiamo due visioni distinte, diverse. Da una parte questa visione che è concretizzata dal Consiglio di Governo, quello iracheno, quindi ripeto, come dicevo prima, i 25 rappresentanti iracheni che dicono appunto la stessa cosa, ovvero che il modo migliore di uscire dalla situazione è questo ordine del giorno votato, quindi il ridare la sovranità il 30 giugno, le elezioni nel mese di gennaio dell'anno prossimo e poi l'approvazione della Costituzione alla fine del 2005. Allora, in questo caso c'è un progetto chiaro, un vero e proprio ordine del giorno, e c'è anche un consenso tra cristiani, tra sunniti, sciiti, musulmani, curdi, arabi. L'altra visione invece, e di nuovo per fare una differenziazione, cosa vediamo oggi? Oggi vediamo quindi questo fatto di rapimenti di civili, gli attentati, i suicidi, il fatto di voler imporre una visione terroristica all'Iraq. Quindi l'intervento militare da una parte forse è stato un argomento oggetto di controversia. La gestione dell'Iraq è stata veramente disastrosa perché ha privato l'Iraq della propria forza di protezione civile e militare, ma oggi il ritiro militare, anche questo sarebbe un errore, perché togliersi via adesso, uscire adesso militarmente vuol dire dare ragione al Sadr, ai terroristi e ai rapitori. La ringrazio anche per la chiarezza di questa sua conclusione, penso che tutta questa nostra lunga serata abbia dato un contributo di approfondimento e di chiarificazione utile e ve ne sono grato, penso che non sia davvero formale dire che il nostro pensiero a quest'ora della notte va a queste quattro famiglie, alla famiglia di Quattrocchi certo, ma alle famiglie di Stefio, Cupertino, Agliana, e quali possiamo soltanto rivolgere senza retorica così, un sentimento di amicizia e di partecipazione. E noi ci vediamo sabato prossimo con Infedele, grazie.